Buongiorno, buon pomeriggio signori di YouTube. Benvenuti in live e bentornati su Pokémon Zaffiro con solo Slagot in quella che con ogni probabilità, salvo disastri, sarà la stream finale. Applausi scroscianti, storia Instagram immediata, campane che suonano. Oggi luci accese, no atmosfera dark perché ho scoperto a quanto pare che con la felpa nera, se dietro c'ho il nero, si sgrana tutto e non è più bello. Quindi questo è il da farci, intanto ciao Jacopo, ciao Marco e ciao Salvo Puglisi, benvenuti a tutti. Eseguiamo una piccola storia Instagram per i nostri amici, vediamo un po' di quale piattaforma, di Instagram. E prepariamoci per questo finale, si spera il cardiopalma, si spera non tragico perché le call che abbiamo per la Lega sono quelle che sono, devo essere sincero. Signori, siamo in live con Pokémon Zaffiro con solo Slagot. Questo è il nostro Slagot, è ormai a livello 100, siamo arrivati alla Lega, dobbiamo affrontarla, non sappiamo ancora bene quali saranno le nostre call e ci aspettano tante morti. Quindi vi aspetto in live. Benissimo, eccoci qua. No, allora, non sarà momento planning. Come sapete, in queste serie qua io evito di utilizzare i calcolatori, a meno che non siano iper necessari. Quindi, sì, cercheremo di pianificare un attimino le mosse, ma ovviamente andremo un po' a intuito. Il bello di queste serie, secondo me, è anche andare a sentimento e cercare di far valere un po' l'intuito e il damage, il calcolo del danno un po' a prescindere dai calcolatori. Ci tenevo a fare una piccola critica a Instagram. Instagram, il modo, te lo faccio guarda così, il modo in cui tu hai aggiornato i tuoi le aggiunte da fare alle storie, no? Quindi gli sticker da mettere, i link, le immagini, è questa roba qua. Ok. E io te lo giuro Instagram, non ho mai visto una cosa così brutta. Ti prego, torna a quello precedente, per favore. Mark Zuckerberg, se stai ascoltando questa live, per piacere, cancella sto tumore, questa cosa inguardabile, e torniamo agli antichi fasti, ammesso che tu ne abbia mai avuti. Ci tenevo a fare questa critica. Ora, se me lo consentite, spammo la storia Instagram cercando di trovare i tasti in questa assolutamente inaccettabile interfaccia. E ci prepariamo per la nostra run con Slagot. Sì, lo so che ci sono le qualifiche in Bahrain, spero che si schianti qualcuno e che non si faccia niente, così almeno le ritardano un po' e magari finita la stream posso vedere anche qualcosa io. Ma non credo che succederà, no? Non mi risulta che ci siano mai stati schianti terrificanti in Bahrain. Non c'entra nessun pilota francese. Benvenuti con Slagot, dai, forza. Allora, situazione attuale, siamo a livello 100. Lo Slagot è sempre il solito. I fiocchi non ci interessano. E nella scorsa stream abbiamo affrontato Adriano con molte più difficoltà del previsto, farmando, se non sbaglio, 3 sconfitte. Ma perché Adriano era il king della confusione e questo a Slagot non piaceva. No, forse solo 2 contro Adriano, perché poi abbiamo perso un'altra volta in Via Vittoria. Via Vittoria è stata abbastanza antipatica, devo ammetterlo. E in particolare Lino, che però siamo riusciti a fare abbastanza tranquillamente, tutto sommato, al primo tentativo, avendo comunque un po' di fortuna. E adesso c'è la Lega, ma nella scorsa live abbiamo individuato un po' di problemi a livello di pianificazione delle mosse. Quindi nel mentre che io vado a prendere le wiki un attimo, vi ricordo che se volete potete abbonarvi al canale con le 2 tier, in particolare la prima, la seconda se volete supportarmi ancora di più, ma con la prima avete accesso a un sacco di contenuti in anteprima, attualmente c'è un video e degli shorts generati con l'IA. Se volete anche seguire le mie riflessioni sull'esperimento che farò con gli shorts della IA,
se volete accedere al gruppo Discord degli abbonati, se volete avere i video senza pubblicità e i VOD delle live senza pubblicità, potete fare l'abbonamento. A prescindere da ciò, ovviamente, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, che è sempre un buon modo per supportarmi. In più, mi piace la live, che molto spesso ce lo dimentichiamo, ma perché? Se siamo qua, vuol dire che ci sta piacendo, quindi mettiamo mi piace. La logica prevede questo. Allora, c'è una pagina wiki con tutte le cazzo di lotte della Lega, o devo ogni volta andare a prendere i singoli Super 4? Perché farebbe molto comodo avere sotto mano i team tutti assieme senza dover ogni volta. Io credo che ci sia, ma non la trovo. L'unica cosa che vedo è questa schermata qua, ma questa schermata qua c'ha il piccolo problema di non dare i set, perché non riesco a trovare la pagina di Bulbapedia corretta con... Cerca Owen Pokémon League. Ma se io cerco Owen Pokémon League, mi dà un'altra pagina, perfetto. Ok, eccoci qua, questa è la pagina giusta, thanks. Prima premevo Lega Pokémon Owen e mi dava un'altra pagina disgustosa. Va bene, allora, come vi dicevo, le fight saranno abbastanza complesse, perché sostanzialmente dobbiamo ragionare bene di moveset. Allora, cerchiamo di ripigliarci un attimo. In particolare, l'ultima volta avevamo fatto questa giocata abbastanza furba, cioè di mettere il gioco qui così da vedere tutto, posto che poi dovremo ritirarlo fuori ogni 4 secondi. Aspetta. Vai, ok. Allora, prima fight, noi avremo contro un Mike Tina che ci metterà Intimidate. Questo significa che dovremo sempre partire con la White Herb in maniera tale da ridurre il danno subito, cioè annullare, scusatemi, il drop dell'attacco fisico. Qual era il plan che avevamo ordito inizialmente? Perché su di lei abbiamo assolutamente bisogno di Shadow Ball, perché dobbiamo killare al 100% il primo Dusclops. Sugli altri possiamo lavorarci, per carità, però è fondamentale killare il primo Dusclops, perché altrimenti questo tira maledizione ed è ovviamente persa. Non c'è a quel punto modo di recuperare la partita. Se non erro, i problemi principali... Questo si fa più 3 in una Gauntlet. Credo che a Gauntlet sia molto, 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 molto difficile. Possiamo provarci, però... Dubito che sarà fattibile. Possiamo provarci, qualche tentativo lo farò. Scusatemi, mi frutta molto il naso. Lo Shelgon di Drake potrebbe annullarci con Protect. Questo è un dettaglio interessante. Mentre contro Steven... Merda, ma il suo schermo è Toxic. No, penso che Gauntlet sia completamente impossibile. Credo che il campione... Credo che il campione... No, gli schermi di Claydol non daranno troppo fastidio, nel senso che il campione lo gestiremo su Credly, Armaldo e Claydol con Tossina, Aggron Metagross contatore. Probabilmente più per Skarmory che per Metagross ha molto senso giocare Lanciafiamme. Ok, quindi teniamo in mente che per Rocco potrebbe essere fondamentale Lanciafiamme.
Lanciafiamme, contatore, pigro e tossina. È il set per il campione. Scriviamocelo su un cazzo di foglio, sennò mi dimentico tutto. Allora, foglio. Si inizia a tryhardare qua. Allora, il set per Steven, che sarebbe Rocco, è sicuramente contatore. Rinunciare a pigro è una follia se vogliamo giocare tossina. Agrono ha tre quarti di mosse speciali, cioè così sicuro che userà terremoto, dobbiamo pregare. Credo che sia estrema. Oddio, però effettivamente la nostra difesa. Perché tu dici servirebbe anche breccia. Però breccia su Skermory, raga, non ci basterà mai. Non famo mai due hit di breccia. Contatore, pigro, tossina. Cioè, la sua mossa più forte è oggettivamente terremoto. Questo non ci piove. Ma la nostra difesa fisica è nettamente superiore. Quindi potrebbe andare a fare altro. Fammi vedere le stats di Agron. Quelle ovviamente si possono vedere. Sam. Non è sicuro che tiri terremoto. Io credo che comunque il modo migliore per killare Metagross sia sempre... Merda, ma Metagross entra per secondo, ragazzi. Oh, cazzo. Metagross entra sicuramente dopo Skermory perché ha una mossa acciaio che è stab come, che prende il tipo di Skermory. Sapete cosa significa questo? Non c'è mossa lotta, vero? Questo significa che non possiamo giocare di Toxic su Skermory. E vuol dire che il primo turno contro Metagross lo passiamo a prendere il cazzo. La maggior ragione lanciafiamme non può essere una call su Metagross. Dobbiamo sperare di killarlo con un counter. Sì, beh, Metagross potrebbe boostarsi d'attacco con Meteor Mash, ma non è un gran problema. Ipotizziamo contatore pigro, tossina e lanciafiamme. Sul campione. Non ho capito perché entra per secondo. Allora, entra per secondo perché l'IA di smeraldo funziona come dico io. Skermory è di tipo acciaio. Una volta killato Skermory, la priorità va a un Pokémon che ha una mossa super efficace sul nostro. Siccome non ci sono, entra in campo un'altra priorità. Ossia, se un Pokémon ha una mossa che corrisponde... Che è un po' assurda, me ne rendo conto, ma... Se un Pokémon ha come mossa... Una mossa di un tipo di cui il Pokémon precedente aveva una stab... Allora entra quel Pokémon. Qui
Non ci sono mosse. Armaldo. Armaldo ha una volante. Forse Armaldo è prima di Metagross, sai? Forse Armaldo è prima di Metagross. Fermi. Ciao Frarf, gli strumenti sono bannati. Dai, inizio run. In più, no, non funziona come dici tu. In terza gen. No, allora, in teoria entra Armaldo, perché dovrebbe prendere il tipo volante di Skermoni. A meno che il primo tipo di Skermoni non sia prioritario, ma non credo. Non penso. Perché se entra Metagross inizia a essere fastidioso, perché non credo di reggere due suoi hit abbastanza. Vedremo come andrà. Drake. No, Ice Beam so per certo che è abbastanza irrilevante. Noi abbiamo 88, però oddio, irrilevante fino a una certa. Che c'è Salmens che fa Intimidate. Qua entrano tutti in ordine, eh? Qua entrano tutti in ordine, invece. Ice Beam su Salmens potrebbe in realtà essere ottimo. Vale per tutti e tre i giochi? Sì, assolutamente sì. Lo abbiamo visto nella fight con Lino, ragazzi. Come si chiama questo Wally Pokémon? In questa fight lo abbiamo notato. Vi faccio vedere. Dove cazzo? Ok, è la stessa fight. E cos'è che era successo? Era successo che dopo del Ketty è entrato Magneton. Perché? Perché Magneton aveva tripletta. Vedete che tripletta è lo stesso typing di Delcatty? Quindi entra dentro Magneton e skippa Roselia. Introforza, ragazzi, abbiamo un introforza tipo ghiaccio che fa 30. Non benissimo. Probabilmente su Drake vuoi avere... Oddio, in realtà forse te la vuoi gestire con Tossina, sai? Drake. Sicuramente pigro. Sicuramente contatore. Sicuramente tossina. Credo che sia ok togliere ritorno e mettere Ice Beam. Ciao Stefano, devi avere un randomizer, è un programma, e da lì si fa tutto. Credo che esista solo per PC. Allora, Ice Beam, sappiate che non shotterà nessuno di questi Pokémon, ne sono quasi certo. Allora, ritorno è una 150. Ice Beam è una... ...380, perché è una 95 in stagen. Sì. La differenza è circa lì. Credo che siano abbastanza equivalenti. Quello che guadagni è che su Salamence fai di più, suppongo. Flygon ha la stessa difesa speciale. Altaria forse è un po' più speciale. Shelgon è più fisico, quindi Ice Beam la preferisci. E Salamence, sì, penso che sia overall sia meglio Ice Beam. Non puoi usare nemmeno strumenti che potenziano tipo Germai e Carbonella. Quelli li posso usare. Posso usare solo strumenti che posso assegnare al mio Pokémon. Non posso usarli dalla borsa. Comunque, quegli item lì sono inutili in questa gen, praticamente. Oh, Geoloraggio ho scritto. Geoloraggio / ritorno. Ritorno suppongo sia molto buono qua.
Questa fight dovrebbe essere la più easy, in teoria. Nel senso che spammando ritorno, Toxic, non vedo particolari problemi mettendo una Cherry Berry. Questa dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Qui contro Glacia vuoi ritorno. Sicuramente ritorno contro Glacia la vuoi avere. Pigro, contatore, tossina e ritorno. Secondo me la vera parte tricky sono le prime due, sapete? Avevo già notato. Ciao intanto ragazzi a chi sta arrivando adesso. Ciao Marco Rosi, ciao Yelumi, benvenuti. Stiamo plannando. Schermo li tira dentro Armaldo. Armaldo a sua volta chi tira dentro? Ma dovrebbe essere... te direi Claydol, perché pesca il tipo roccia di Claydol e a quel punto dovrebbe essere tutto sommato in ordine. In teoria l'ordine con cui entrano in campo, però non ne sono certo perché non so. Ho il dubbio che ci sia, che il primo tipo sia prioritario, ma non credo. In teoria l'ordine che io prevedo è Schermo, Riarmaldo e poi Claydol, Aggron, Credili e Metagross per ultimo. Che sarebbe ottimo perché vuol dire che su Credili possiamo giocare Tossina. Certo, rischiamo degli status, ma possiamo giocare Tossina, stollare con Slakov e avere abbastanza vite per provare a killare Metagross. Sarebbe la heal che può dare fastidio. Non troppo, però. Loro non sono Pokémon che vedono tanti danni. Secondo me Glacia è abbastanza ok. Sicuramente non Metagross, non c'è ragione per cui non debba entrare Claydol. La paura è che sia Schermo into Metagross, ma sincero non credo. Qui devi per forza avere Shadow Ball. Qua entrano tutti in ordine, logicamente. Dopo Agro non entra Metagross. No, non entra Metagross. Perché Aggron è tipo roccia e credi la Ancient Power, quindi non avrebbe senso. Mi ricordate una cosa? Se c'è qualcuno che... Allora, Tossina, mi fate vedere come funziona l'iperavvelenamento? Perché dovremmo ragionarlo bene l'iperavvelenamento. Tossina toglie un sedicesimo, due sedicesimi, tre sedicesimi, quattro sedicesimi e cinque sedicesimi, giusto? Quindi è 1, 3, 6, 10, 15 e poi ricarica totale loro. Quindi noi, per evitare la toxic del banet successivo, perché una volta tolto il banet successivo è easy, noi dovremmo tossinizzare banet e poi riuscire a far sì che banet muoia in un turno in cui Slakoth sta ciondolando. E al tempo stesso evitare Will-O-Wisp. Quindi su Esther sarebbe molto utile avere una mossa su Slakoth in... sì, ma come cazzo fai a evitare quel Will-O-Wisp? Occhio Spite, Take a Resume, però Will-O-Wisp è peggio. Non so come riusciamo da Esther. Ma Esther sicuramente hai Pigron. Hai Counter. Hai Tossina. E immagino Palla Ombra. Mentre per Fosco non giochiamo Tossina e avremmo Pigro, Counter, Palla Ombra
e ritorno. È una bug per Will-O-Wisp, sì, ma ci mette troppo tempo, raga. Poi dopo arriva quell'altro e tira Toxic. Probabilmente Tossina su Esther non è nemmeno così rilevante, ora che ci penso. Fatichiamo troppo a settarla. Immagino che dovremmo giocarci... Bennett non sono sicuro che c'è Outspeed, Oh, l'idea è che... Contro Fosco... Ops, giustamente. L'idea è che contro Fosco giochiamo. Ritorno. Palla ombra, contatore e pigro. Ok. Contro Esther sostituiamo ritorno con Tossina. Contro Glacia sostituiamo palla ombra con ritorno. Perché di ritorno c'è la fortuna che abbiamo due MT. No, primo Dusclops non dovrebbe mai essere più veloce, raga. Dusclops è troppo lento. Andiamo a outspeedarlo sempre. E poi per Drake e Steven ci portiamo dietro l'MT di Geloraggio e Lanciafiamme. Lanciafiamme meglio di Thunderbolt. Sì, perché se metti il dot su Skarmory puoi provare a sfruttarlo, suppongo. Vogliamo le metti di Geloraggio e Lanciafiamme da portarci dietro. Cosa che peraltro penso di avere. Geloraggio. No, Lanciafiamme non ce l'ho. Fammelo andare a prendere. Barrett forse ci supera però. No, non credo. Non credo. Non voglio calcoli, raga. Non sono sicuro, ma non credo. Se ci supera è un problema. Allora, Ciclamipoli. Quanti soldi ho da parte? Veramente pochi. Ma dovrei avere molti gettoni, se non sbaglio, no? Aspetta, però qualcosa devo vendere sicuramente. Ma tanto ne ho di puttanate. Allora, proteina, pepita. Come vuole, tienili assolutamente. E carburante, già dovremmo essere a posto. 75 di speed, Barrett non è un Pokémon veloce, eh? Secondo me siamo lì. Ah, si vede, avevo già un po' di gettoni. Ok, ok. Ok, 4000 era per Lanciafiamme, se non sbaglio, no? Yes. Ok. Ovviamente queste qua sono farmabili, questo è il grande vantaggio. Sì, effettivamente potrei vendere le Rare Candy, avete ragione. Una brutta idea. Ok. Allora, credo che questo sia il modo migliore per gestire la situazione. Credo. Il problema... Il problema... Ciao Federico, non ho finito di leggere il tuo messaggio perché non mi interessa avere esperienze dirette perché altrimenti la challenge non la facevo, quindi thanks, ma non leggerò il tuo messaggio. Il problema è che noi siamo molto dipendenti nell'affrontare Fosco dall'erba chiara che dovrebbe essere nel mio PC. Ok. Perché altrimenti gestire il suo Mike Tina diventa assolutamente complicato. Cioè gestire in generale i suoi Pokémon diventa complicato. E se noi ci accorgiamo di aver seguito il plan sbagliato, se c'è qualcosa che non funziona e dobbiamo ripartire da zero perché ci sembra impossibile, non abbiamo più a disposizione l'erba chiara. Perché è un item unico in tutto il gioco.
Quindi cerchiamo di non dimenticarci nulla. Tipo Eterimax, portali, Elisir, portali. Bro. Ah, ok, me l'aveva selezionato. Squame cuore, in teoria non servono. Etere. Roccio di re può aver senso, ma ne abbiamo 800. Dove Mike tiene idea di chi entri? In teoria dovrebbe entrare Cacturn e... dobbiamo giocarci Lich Seed. Non abbiamo molte alternative. Dobbiamo sperare... Allora, la mia call su Cacturn... Aspettate, vi fa vedere. La mia call su Cacturn è questa. Entra Cacturn. Ma Cacturn è quasi sicuramente più lento di noi. E vuole tirare Cotton Spore. Il turno in cui abbiamo Pigrone. E poi speri di shottarlo con ritorno. Spero che funzioni, altrimenti non ho idea. Se ci accorgiamo che... Allora, voglio farla... Non voglio salvare tra un Super 4 e l'altro, perché ho molta paura di perdere... di aver sbagliato. Di non avere più l'erba chiara. E a quel punto Sfosco diventa... difficilissimo da gestire. Scusatemi la scena. Allora, prima di tutto, io ho droppato Wingull, ma ho sbagliato. Turno dopo siamo più lenti. Cazzo, hai ragione. Turno dopo siamo più lenti. Sicuro. Turno dopo siamo più lenti, sicuro. Ah, fuck, non lo so. Servirebbe Tossina su Mike Tina e gestirlo con Tossina. Il problema è che non possiamo... Non possiamo non avere ritorno. Lì cadiamo sempre nel solito problema. Allora, intanto leva... sicuro di buttarlo giù? No, ovviamente, non ne sono sicuro. Ci spero. Perché sono volato qua? Per il ricordo monster, sì. No, Mr. Gigi, non posso usare un item più buttabile. L'erba chiara è fondamentale, se no non la usavo. Se potevo, se avevo una soluzione migliore non la facevo, no? Allora, intanto giocati una squama cuore finalmente. Contatore su Aero Assalto. Che poi io manco sono sicuro di shottare Dusclops, raga. Contro Esther. Allora, il problema è che se io posso dare anche Tossina su ritorno. Il discorso è che ovviamente dando Tossina su ritorno Parasisteme. Non puoi levare palla ombra, perché altrimenti... No, Aero Assalto non mi serve contro Fosco. Cioè, nel senso, potrebbe servirmi, ma è la cosa che preferisco rischiarmi a un Sand Attack di merda di Mike Tiram. Pigro non puoi toglierla. Madonna che casino. Pigro non puoi toglierla. Contatore è la mia call. O rinunciamo completamente a contatore. Giochiamo lanciafiamme. A quel punto potremmo giocare Tossina. Il che vorrebbe dire avere in teoria buone possibilità di gestire Cacturn su Fosco. Ma io credo che senza contatore sia veramente un parto Metagross, ragazzi. E se lui facesse Psychic? Mm.
Non so quanto faccio Metacross di lanciafiamme, non ho un calcolatore. Dovessi fare una scommessa, circa 50%. Lui con la Citrus si riprende, non ce la famo più. Poi va in range di ricarica totale, finisce male. Grazie Ludovico, certo. La Yasa ha le mie stats, grazie mille. Anni e anni di challenge Pokémon, non l'avevo capito probabilmente. Non so se c'è una chance di togliere lanciafiamme, di togliere contatore, raga. Perché giocare qui subito con Tossina ci permetterebbe di togliere ritorno su Esther. Addirittura ci permetterebbe di tenere ritorno. Abbastanza irrilevante. Ci permetterebbe di non cambiare il set con Esther e ok. Di andare dritti. Avere Tossina fin da subito contro Fosco. Senza contatore io arriverei da Rocco e avrei contatto, avrei Pigro, Tossina, Lanciafiamme e volendo Breccia per Aggron. Lanciafiamme andrebbe su Skarmory e su Metagross, però secondo me Metagross con Lanciafiamme non ce la fai. Secondo me non è due hit, gli attivi la cura e lui si busta facile. Davvero se vi parte una pubblicità vi ricomincia la live? Wow, da quando? Che brutta cosa. Beh, basta che spostate, è un po' fastidioso, ma basta che spostate il cursore in avanti. Terribile, però. Non sapevo. Chiederò. Wait. Scusatemi. Aveva Nidalarm Faint Attack. Per qualche ragione stavo pensando Warreseed. Poi Claydol come lo si fa? Tossina? Che domanda. È un bug di YouTube. Lo fixeranno, raga. Cazzo vi devo dire. No, Breccia non è una soluzione contro Fosco. Perché ritorno fa più danni di Breccia. Anche se è super efficace. Cacchion quasi sicuramente, avete ragione voi, farà Cotton Spora quando siamo bloccati e poi Lich Seed, io non ho considerato sta cosa. No, l'abbonamento, non riesco, no, ovviamente questa roba qua devo sempre ripeterla. L'abbonamento non vi toglie le pubblicità dalle live, perché YouTube non lo consente. Vi toglie la pubblicità dai video e dai VOD, nel senso che io carico una versione di ogni video, carico due versioni. Due versioni, scusatemi. Una solo per gli abbonati che non ha gli annunci e una per tutti gli altri che ha gli annunci. I dai VOD li tolgo direttamente, li trovate nella sezione live. Le live, quindi questa diretta qua, ce le ha le pubblicità. Io le toglierei volentieri per gli abbonati, ma YouTube non te lo fa fare. Non è un vantaggio che offre YouTube, offre altri vantaggi. Sì, stollare Claydol funziona. Quasi sicuro. Con Toxic ce la facciamo probabilmente. Non lo so, raga. Thank you.
Suppongo che... suppongo che proverò ad andare... esatto. Suppongo che proverò a vedere se riesco a fare fosco in queste condizioni. E se Cacturn è davvero insormontabile come temo. Potremmo valutare di... Il problema di giocare Toxic su Mike Tina è che Mike Tina può setappare Sand Attack. Quindi siamo tipo punto a capo. Metti Toxic contro Adriano, la togli. Punto 1 è Rocco. Punto 2 è letteralmente l'unica nostra call per gestire metà del suo team. Penso che tenterò un try adesso. Penso che tenterò un try. È difficile che non ti ripara il sistema, raga. Molto difficile. Però sai... il vantaggio di planare questa roba in un Radical Red è che tendenzialmente hai un altro try, per quello che Radical Red è più difficile. Dovessimo planare per fare... per farla Deathless... ciao, buona. Dai! Proviamo un try. Andiamo, mamma. Lo faccio Gauntlet, non salvo, perché voglio avere un'opzione 2. Meno che non vada benissimo, magari davanti al campione posso salvare. Nel caso ho l'MT da dare... ricordiamoci di non salvare tra i Super 4. Perché non voglio bruciare l'erba chiara. Bene, stiamo per farmare una sconfitta, ma ci serve questo tentativo per, perché non so che cazzo faremo. Bene, ti do il benvenuto, sfidante. Sono Fosco dei Super 4. Mi piace il tuo sguardo fiero, ci aspetta una grande sfida. Non sto più nella pelle. Bene. Diamo vita ad una sfida che può avere luogo solo in questa sede, nella Lega Pokémon. Questa secondo me è una delle leghe più belle in assoluto, per le host e in particolare per questa. Vediamo come va. Dubito andrà bene. Dentro Mike Tina, noi Slagot, lui fa Intimidate, noi abbiamo Erba Chiara. Questo è fondamentale probabilmente per fare Fosco. Ora, credo che Mike Tina sia più veloce. Temo Sand Attack, spero in qualcos'altro. Io pigio ritorno. Ok, perfetto, Sgranocchi va bene. Sgranocchi va benissimo. Sono a 150 di potenza totale. 125 d'attacco fisico, secondo me è giù. Ok, ora Cacturn. Ora, qui bisogna capire se ci si riesce. Qua secondo me è Cotton Spore quasi sempre, per dropparmi la speed. Il problema è che il turno dopo è probabilmente Leech Seed. Siamo più veloci? Cotton Spore. Quello che non ho considerato è che adesso lui è più veloce, quindi riesce a metterci Leech. Spero che non lo faccia. La mia play è, la mia speranza è che non lo faccia. Unplayable. Unplayable. Oddio. Se riuscissimo a shottare tutti, in realtà, forse... sono ancora un po' di problemi. Sharpedo, perché prima di Cacturn? Perché, certo, certo, Shiftry non ha mosse buio. Shiftry non ha mosse buio, ok. Allora... cosa fa lui? Non si può. Questa più parasistema è un incubo, ragazzi. Devo resettare per avere ancora la mia roba. K,
Cazzo, questo fosco è immensamente più difficile. Perché non c'ha Swagger su Mike Tina. Se su Mike Tina avesse Swagger, sarebbe tutto molto più facile. Perché potremmo non giocare la... Lich Seed può missare, vero? Da 90 di accuracy. No, allora Swagger non deve missarlo, raga. Swagger è quasi gestibile, quello è il fatto. Cioè, secondo me è Swagger misto a... Secondo me è Swagger misto a Palazzi Seme che è veramente letale. Non abbiamo spazio per giocare Double Team, vero? E dove lo giochi? Sarebbe da rimuovere contatore per l'eternità. ...212 di difesa fisica. Io credo che Metagross se ne prenda pochi di danni. Qual è il downside di fare sta cosa? Che Mike Tina ci spamma Sand Attack, corretto? Sam. No, meno uno di attacco non riesco a freddare nessuno, ragazzi. Meno uno di attacco non killo un singolo Pokémon in questa lega. Se gioco doppio team e tossina, sta fight diventa un troiaio, ecco cosa diventa. Turno 1 ho usato sgranocchio prima. Sì, il concetto è che se io però faccio tossina... E poi dopo, se io non... No, non posso. Perché poi dopo è un casino, perché tossina non killa, lo manda in range di ricarica totale e poi devo reittarla essendo a meno 6. Io quel Mike Tina lo devo far fuori. Anche se giocassi di tossina sarebbe un disastro sta fight. Fanculo, dobbiamo evitare il Lich Seed da casa. Dobbiamo rollarla finché non evita quei Lich Seed. Probabilmente se gioco di tossina su Mike Tina, quello che ottengo è spam di Sand Attack, il che vuol dire che difficilmente riuscirò a colpire gli altri. Dovrei setappare Double Team, il che vorrebbe dire togliere ritorno, il che vorrebbe dire non poter fare oddio, avrei Pallombra per fare dei danni, però senza calcolatore è un calcolo complessissimo e non voglio tirarlo fuori.
Come fai con Shift? Ti può far vincere con extra senso. Magari non succede. Fa perdere un turno con bruciapelo. Sti cazze. Confonde con Bullo. Speriamo di evitare. Evita gli attacchi con doppio team. Speriamo di killarlo prima possibile. Questa è la play. Instant attack non possiamo prenderli. È che se non killiamo Maiktina non prendiamo abbastanza danni. E che Maiktina fa entrare Cacturn. E Cacturn fa parassisseme. E l'unico modo... Oh cazzo, è veramente un disastro sta fight. Un modo sarebbe riuscire a... accelerare il più possibile la morte di Maiktina combinandola con Tossina. E facendo... Però è impossibile perché Tossina toglie troppi pochi danni. Quindi lo mandi sicuro in range di Kurum. No, dobbiamo... Secondo me dobbiamo evitare Lich Seed. Non trovo una call migliore. Dobbiamo... sbattere la testa contro Fosco, ragazzi. Fare 20 morti è l'unica. Non vedo altre soluzioni umane. Anche volendo togliere counter e giocando di Tossina, secondo me ci andiamo a invischiare in una situazione per cui... per cui non ne usciamo più. Cioè... realisticamente incassi una quantità di send attack mai visti. E poi dovresti ragionare. Ragionare in, benissimo, dotare con palla ombra per killare di Tossina nei turni giusti. Ma se lui si ricarica dopo Tossina e poi non hit più Tossina, finisce male. E realisticamente finiamo anche i PP. Perché, cioè, se becchiamo 5-6 send attack, Tossina non entra più. E non ne kill 5 con solo Tossina. No, dai, secondo me è da. È da vuoi dare Lich Seed? Secondo me è da voi dare Lich Seed. E poi giocare di Confusion. Figa. Io oggi volevo registrare un video dopo sta live, ma non ce la faremo mai. Qua si stacca alle 19, forse. Dai, Fosco, graziaci un po'. Ricordiamoci di resettare sempre perché altrimenti perdiamo l'erba chiara. Sì, sono sicuro, bandolero. 100%. Ok. E poi può succedere anche questa roba qua, raga. Ok. Prima ha tirato sgranocchio a culo. No, direi che non si può fare a Gauntlet, ragazzi. Abbastanza convinto. Qua è sempre Cotton Spora. Ok. Forse non è sempre Cotton Spora. Ok, ha intato. Può centrare il turbo sabbia di Maiktina? Sta roba che è successa è strana. Va bene. Ha missato Bullo? Lo ritirerà? Sti cazzi? Va bene? È ancora difficilissima. Bravo Slagot, bravissimo, 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 bravissimo. Ok. Ok. Dobbiamo voidare un po' di confusion, raga. Tutto, sta tutto lì. No, Bullo. Ok, Ita Slagot, mi raccomando. Ita.
Non intarlam, ittam. Ittam, 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 ittam. Dai però, porco dio. Crit, che sfiga del cazzo. Ok, cercam. Ok, missato, bene. Qua devo cercare di tirare un altro pigro, raga. So che qua mi perdo l'occasione di killarlo, ma se non tiro un altro pigro qua e mi selfito finisce male. Ah, bro, va bene, cioè. Cazzo, ho fatto questo. Ho letteralmente proposto 10 volte, Matteo. L'ho proposto 10 volte, Matteo. Non ci riusciamo. Crittato 3 volte di fila e io ho missato tutte le confusion. Unlucky. Cioè, 3 volte di fila no, però. Allora, quel finta di Culturn, però, è interessante. L'MT di rapigiro c'è su sto gioco. Slackot non la prende. Non c'è l'MT rapigiro. In questo gioco non penso che tolga gli HC. C'è un motivo per cui ha tirato finta. Potrebbe centrare col mio drop delle stats. Non credo, perché mi ha droppato la precisione a me. Forse ogni tanto può fare finta randomicamente, vero? Ok. Immagino che lo scopriremo tra poco. Niente, Slagot. Questa è un'altra variabile che... La famosa variabile che non di cui non ci dobbiamo preoccupare. Bisogna capire se Kangshur fa spesso finta o meno, sono d'accordo. Commissario anche Cotton Spora, questo è grandioso! Fermi, può missare anche Cotton Spora, quanto ha di precisione sta merda? No, cazzo, è aggiornata, in stagione è meno. A 85 di precisione. Le mosse di moltissime mosse di Fosco possono missare. Forse possiamo giocarla un po' a culo. Va bene. Ok, Slagot, ti chiedo un favore, calcola. Voglia una confusion nella tua cazzo di vita e hitta a meno 2. Sei il più grande, frate! Sei un mostro! Sei colossale, cazzo! Ok. Temo Absol, vero? Shift 3 all'ultimo. Ok. Chill. Chill, Slagot. Chill, Slagot. Chill, Slagot. Ittala. Per qualche ragione non fa Sword Dance. Forse è meglio che sto zitto. Ok, è un coglione. Slagot, ittan! Il lato positivo è che Absol non ha stab. Questo è abbastanza un coglione, anche se fa danza spada. Ok, Crit si è morto in realtà. Neanche. Slagot! Ok.
Quanto mi toglie? 50 circa. Va bene. Vuol dire che un crit è 100. Qua dobbiamo tirare pigro. Perfetto. Ok. Shift rientra per ultimo, per questo non è un gran problema. Cioè, parliamone ovviamente, però. 241. 190. Se crit vado a 90, poi li farà fake. Prova a ritorno. No crit! Ok. Ok. Questo è fake out. Fanculo. Starta subito di doppio team. Il lato positivo è che lui non ci dotta, però. Extra senso a 10% di far flinciare. È poco, eh? Perfetto. Ok, dai. Forse è fattibile sta fight. Sì, ma bullo di Shiftry è abbastanza irrilevante. Certo, dobbiamo voidare delle confusion, ma ci stanno. Adesso devo hittare un ritorno, eh. Dai, Slagot. Ce la puoi fare, Slagot. Ce la puoi fare, cazzo. Vai! Sì! Svegliati dal tuo torpore! Rischiara la mente! Ok. Fuck, non ho preso le pozioni, raga, sono un idiota. Ok, no, sì, le ho prese. Allora. E adesso si pone davanti a noi la scelta. Salvare o non salvare. Se salvo e mi accorgo che è impossibile andare avanti, perdo la white herb. Non sarebbe meglio fare un save state? Sarebbe meglio avere le palle di non farle i save state, considerato che è cheating. Se salviamo, Fosco è andato. Ma se più avanti non riusciamo a salvare, se più avanti non riusciamo ad andare, se ci accorgiamo che ci è sfuggito qualcosa e dobbiamo resettare tutto da capo, dobbiamo fare sta fight senza la white herb. Realisticamente, se andiamo avanti da qui, dovremmo rifare Fosco. Forse White Tab non è vitale. Cacturn non mi sarà mai parassistema e perdi sempre, perché non lo killi. Con Curse di Duskops come ti comporti? Spero di shottarlo di pallombra.
Allora, Cosa come è andata questa fight con Foscom? Dobbiamo ragionare. Ah, questa fight con Foscom è andata che intanto abbiamo avuto sfortuna che è arrivato Turbo Sabbia di Mattina. Poi abbiamo avuto fortuna che Cacturn abbia tirato Cotton Spore e abbia missato. Ma Cacturn può anche tirare finta oltre a missare Cotton Spore. E se tira Cotton Spore o finta miss, cioè se tira Cotton Spore miss o finta, è ok. Qui ci sono un po' di possibilità di superare Cacturn. E poi sostanzialmente se superiamo, se voi diamo le confusion di Sharpedo, è safe contro gli altri due. Senza la White Herb ce la complicheremmo tantissimo. Ma sicuramente farmiamo delle morti in più. D'altronde, d'altra parte, scusatemi, c'era un moscerino sullo schermo. D'altra parte, io non so. Che call migliore potrei avere su ciò che mi aspetta. Cioè, la mossa da ciaddone. La mossa da ciaddone sarebbe trastare il mio plan e salvare. Per concludere con meno porti, con meno morti possibili. Che a prescindere la mia call migliore su Esther sarà sempre tirare palla ombra e chiudere gli occhi, giusto? L'ultima idea è Bakaki. Sì, ma Bakaki su Slakoth e subire bullo non va bene. Perché non va bene? Perché non killo Cacturn. A quel punto Cacturn è quasi sicuro che mette Parassi insieme. Cioè, devo sperare di crittare Cacturn. Ciao Blue Skeleton. Sì, sono anche su Twitch, ma non in contemporanea. Stasera streamo anche su Twitch. Ci sono i miei link in descrizione. Obiettivamente, quali saranno le mie call migliori rispetto a... Breccia ce l'ho in casa. Sicuro al 100% con Killer meno 1? No, non sono sicuro al 100% perché non posso giocare il calcolatore. Ma se l'attacco di Slakoth va a 88... di statistica alla Lega Pokémon, non killi mai. No, non sono sicuro di ammazzare Dusclops con palla ombra. Hai una call migliore di palla ombra per ammazzare Dusclops? Se ce l'hai, dammela. Io non ce l'ho. Turno 1, perché poi tira Curse quello. Anzi, sono quasi sicuro di non shottarlo. Penso di dover giocare di crit o di lui che fa altre cose. Non ho neanche troppe bacche buone.
Non salvo. Sono troppe variabili anche qui su Esther. Ho troppe variabili e non ho plannato col calcolatore perché non voglio. Qua ironicamente non salvare è la scelta pavida, eh? Non siamo Chad a non salvare. Qua la scelta vera è salvare e bruciare la White Herb e giocarcela così, mam. Sono troppo troppe variabili, secondo me. C'è una call migliore di Shadow Explosion? Sì, sicuramente sul tipo Spettro è una call migliore. 100%. Fermi. Fermi. Noi vogliamo farci burnare da Banette. Noi vogliamo farci burnare da Banette. Vinco di Toxic qua. Se voglio fare skill swap, benissimo. Gioco una bacca qui. Spite è pericolosa però. Gli spammo contatore a vuoto. Perdo i pippi di quella. Hanno anche pressure. Capito perché non voglio salvare. Ci sono troppe variabili. Sto sprecando troppa roba. Allora, perché avrebbe senso giocare una bacca Kim? Perché qua probabilmente Dusclops deve scegliere se andare di Confuse Ray o di Curse turno 1. Ma se noi abbiamo la bacca Kim e non siamo confusi turno 2, abbiamo un'altra chance di rollare Curse. Di rollare Confuse Ray e non Curse. Questo ci aiuterebbe molto. Vanetta Spite. A noi va bene essere burnati, perché noi possiamo giocare di tossina. Noi possiamo stollarla sta fight.
Tirare le bolte, sei autobannato, cambia niente. Wait, no, cambia però. Ma credo che Spite funzioni lo stesso, eh? Oddio, sai che non lo so. Sì, no, funziona anche su degli item, sicuro. Last move the target used, quindi non è nel turno. Anche se uso item non posso evitarmi Spite. 16 pp di tossina. Se va male ho Shadowball anche se sono burnato e pigro. Se Blair rompi palle con Attract, siamo femmine. Non ci attrae. Corretto. Corretto, smettetela di intare. C'ho una gran voglia di salvare, raga, di non farmare le morti contro Fosco. Ma ormai mi sono buttato su Esther. Fanculo, ormai ho scelto, dai. Proseguiamo la strada del non coraggio. Allora, siamo sicuramente più veloci di Slagot. Di Dusclops. Quasi sicuramente lui tankerà uno Shadow Ball. Noi abbiamo 125 di attacco e gli tiriamo una 160. Credo che la tanchi. Se lui fa Cure. Fanculo. Ok, calma. Va bene. Calma. Figa, qui la spettro targa. Qui la spettro targa la smurfava. Qua la spettro targa la smurfava. Allora, ricarica totale sua, va bene. Ok, qua non è mai divinazione purtroppo. Qua può essere o Curse o Confuse Ray. O roll di pallombra che killa. Ok. Questa è la play, ragazzi. Allora, qua la bacca Kim ci toglie la confusion. Questo è il motivo per cui l'ho messa. Ora arriva divinazione. Qua adesso lui può scegliere tra curse. Non tira curse perché si ammazza. O tira curse perché si ammazza. Fuck, non lo so. Curse funziona come explosion, non ne ho idea. E qua tanto scendoliamo. Ok. Ok, Slakot, devi voidare sta confusion. Voidala. Forse non tira curse perché ora si vede morto. Forse se evito la prima curse. Non tirare curse adesso. Non tira curse perché si vede morto. Basta voidare il primo turno curse. Qua ha tirato una divinazione inutile. Vuol dire che non vede mosse utili. Non ho considerato questa cosa. È solo un curse quello che dobbiamo evitare. Ok. Va bene. Fai pure Will-O-Wisp. Ok, dispetto, perdiamo palombra, sti cazzi. Benissimo, ok. Perfetto, va bene. Merda però. Slakot Voidam. Che dispetto fallisce perché non è partita la mossa. Quindi in realtà è sbagliata la descrizione. Interessante. Il lato positivo è che lui non può far danni.
Dai, Zagot, però non trollare. Bravo. Ok. Va bene. Prima tossina di questa sfida. Ok, finta. Spammare doppio team baiterebbe un sacco di mosse in questa lega, probabilmente, ma... bene così. Ok, va bene. È incredibile. Se lui fa dispetto dopo che ho ciondolato, non perdo PP. Evidentemente la descrizione che c'è su Bulbapedia è sbagliata, però, a sto punto. Devo killarlo, altrimenti questo è sicuro. Diventa fastidioso perché ha cosa. Ok, questa è... perdo tossina, giusto? No, perdo pigro. Ok, qua c'è ciondolo. Se lui ora fa dispetto non ci sono problemi, perché non perdo nulla. Il turno dopo, Barrett, Toxic, Skill Swap, Psychic. Può solo spammare Psychic. Se io killo ora, credo di poterlo stallare in qualche modo. Ok. Sì, sì, sì. Lui lo tira. Se, lui, se lo tira nei turni di Picrone non serve un cazzo. C'è la possibilità che lui sia matto in culo e tiri Skill Swap. Vediamo se succede il Delirium. Wow. Non ha mosse Spettro. Porco Dio. Non ci ho pensato. No, wow, perché? Ok, non ho idea del perché sia entrato Sebly. Credo che sia sbagliato l'ordine della wiki. Non vedo altre ragioni. Qua non aveva senso per non entrare Banetta Shadow Ball. Non ha alcun senso sta play. Vuole confondere? No, non funziona così la IA. Dove cazzo sono le lingue in Bulbapedia, porco Dio? No, è impossibile, siamo bornati. Grazie Samadi per l'abbonamento, benvenuto. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Ho visto la battaglia contro Sergio una bomba. Giocatelo uguale, che tanto ormai è andato. Vediamo cosa fa lui. Dovrebbe fare veramente poco questa. Ok. Chill. Siamo anche più veloci. Chill. Non so bene perché abbia mandato Sebly prima di Banett, ma immagino che sia sbagliato qualcosa nel team order sulla wiki e non ci sono altre ragioni. Qua anche se sono bernato posso stellare, il vantaggio è che quando entrerà l'altro Banett non farà tossina, quella sarebbe easy, sarebbe una scu- Yes, però. Crit più drop magari no, eh? Okay.
Sto dargli psichico potrebbe essere una play in realtà. Dai però. Qua paghiamo il dot di Burnham. Ok. Wait, ma Finta è speciale. Raga, mi sono dimenticato che Finta è speciale. Almeno non drop. Ma l'ho dato positivo. Se muoio, eh? Non ce la faccio. Non ce la faccio. Ha preso troppi drop. Prendo troppi danni ora. Prendo troppo. Il problema è che non ho alternative. Vabbè. Qui paghiamo la strategia del burn, ma ero convinto che entrasse un altro one. Dove cazzo è la language su Bulbapedia, ragazze? Volevo vedere le altre wiki. Non mi fa vedere neanche. Non ha più link alle altre wiki? Possibile? Non la trovo. A rifare tutto. Io vorrei capire se c'è un problema nell'ordine. Ma sai che con aspetto che c'è di Ascolp Screen puoi dare una bacca frago per la burn. Alessandro, non ho capito niente. What? In che modo il fatto che cospetto targa Killo Dusclops mi permette di dare una bacca frago per la burn? Che cazzo faccio a cambiare la lingua di sta roba? Molto più comodo. No. Che sta pagina qua è inutile, dio merda. Qua però, se non altro, ci sono le language, no? Cioè, sta pagina qua è irrilevante. Scusami, fammi andare su Esther. Pagina di Esther. Oh, va meglio. Perché vedi lo straordinario di Dusclops? Ok, no, non credo. Non è la prima volta che succede. La wiki tedesca è già la seconda volta che dimostra il Team Order migliore. No, Alessandro, fidati, non penso che tu abbia capito un po' di cose. Trust a me, la giocata giusta è dare l'altra alla bacca che dico io. È già la seconda volta che a livello di Team Order mi torna di più la wiki tedesca. Questa addirittura mette Dusclops prima di Sableye. Beh, ora sappiamo che entra Sableye. Che è
nettamente più fastidioso. Allora, se lui tira maledizione turno 1 è persa. Se però non tira maledizione turno 1 non la tira mai, perché ha preso troppi danni. A me basta poi fare doppio Shadow Ball. Il problema è che mi devo giocare della Confusion. Ok. Contro Esther mi gioco un 50% di Confusion. È worth dare una bacca frago per giocarmi il 50% di Confusion su Dusclops? Risposta mia, no. Perché no? Perché tanto Banett non riusci... A meno che... Allora, entra in campo Banett. Io ho una bacca frago, ciondolo. Ma lui magari fa un'altra mossa. A quel punto bacca frago, io lo riesco a shottare di Shadow Ball. Entra Sebly e me la gioco. Quello che succede è che ora, entrando dopo Banett, Tossir è un problema in meno, o quantomeno ce lo possiamo rischiare. In realtà non so se ce lo possiamo rischiare. Perché la call di farci dare la burn per poi non beccare tossina di manette, ok. Il problema è che non riusciamo a stollare sto Banett. Sarebbe molto più semplice probabilmente. Basterebbe stollargli gli Psychic. O aspettare skill swap. Perché entra Sebly. A quel punto soffriamo. Oh, scusatemi, non avete la schermata. Se io evito la burn qui, ed è tutto da dimostrare che ci si riesce a levare, quello che poi vedo rischiare è tossina qui. Rischiare tossina qui, prendere tossina qui significa perdere, perché non faccio in tempo a killare questo Dusclops. Ok? In compenso questo Dusclops in teoria è circa stollabile e danneggiabile quando possibile. Immagino che su Sebly non prendessi drop di Psychic a caso, però sarebbe meglio il mio plan, no? Credo di sì. Ragazzi, state scrivendo una marea, un pacco enorme di stronzate. Non abbiamo neanche la spettro targa. Quindi piantatela e... piantatela.
Io sto dicendo delle cose a livello di plan e sembra che voi non le ascoltiate. La burn io la voglio perché così almeno non becco Toxic. Nel momento in cui becco Toxic, e qui è realistico che arrivi Toxic, perdo, non faccio tempo a chi è la Red Source. Credo che me la giocherò allo stesso identico modo. Se riuscirai una logica del perché ha messo Sly, Team Order e wiki sbagliate. Questa è l'unica spiegazione. Team Order, quando i giochi Pokémon non hanno più motivazioni, hanno un ordine prestabilito e mandano i Pokémon in quell'ordine. Non essendoci mosse super efficaci e non essendoci particolari combo con typing e mosse che vi ho descritto prima, non lo rifarò, a quel punto è Team Order. Realisticamente, se Bly viene prima di Banett nel Team Order, la wiki inglese è sbagliata e quella tedesca credo che abbia le informazioni giuste. Non è la prima volta che succede. Io credo che fino al secondo Banett con Toxic si può provare a planare a seconda se entra Bly prima o dopo. Se Bly entra subito, punto e basta. Non esiste una variabile, non è RNG, è scienza. Così. Banett se tira Toxic ci killa garantito e noi non riusciamo a killare Dusclops in un colpo perché è un Dusclops a livello 51 con una Citrus, quindi boh, non so di cosa stiate parlando. Oddio. Avendo una Citrus potrebbe non andare in range di cura in realtà. Io prenderei Toxic. Realisticamente ho più danno. Secondo me conviene rischiarsi. I drop. Contatore su chi serve? Il campione. Allora, intanto dobbiamo riprovare Fosco. Intanto. In teoria non cura. No, no, cura. A meno che non lo mandiamo una vita da cura e lui attiva Baccacedro. Allora a quel punto forse potrebbe non curare. Credo che sia comunque peggio. Fanculo. Qua eravamo stati sfortunati la scorsa fight. Non abbiamo hittato. Ok. Se arriva a pararsi seme, non insta quitto, ma poco ci manca. Ok. Suppongo possa arrivare finta. O misti parassi seme. Figurati. Semplicemente sperare che missi qualcosa qua. Se è così è sempre persa, raga. Sempre persa. Dovevamo salvare. Probabilmente. Dai, cazzo, ma fai un'altra mossa, no? Ok. Non mi sale. Ok. Siamo a meno uno. Immediato il crit, grazie.
culo. Itta Slagot subito, leviamoci dal caso sto Sharpedo per forum. GG. Ok. Non è più confuso, non è più confuso. GG. Vabbè. Bastava non prendere tre confusion di fila o quel cazzo che abbiamo preso, Lo sgranocchio che aveva fatto la partita di prima è stato un caso totale. Ok, mista parassisteme per forum. Possibile. Immediato il miss. Vabbè, dai, dopo questa salvo, E mi gioco la mia White Herb. Ma fai una mossa diversa! Prima l'hai fatto sgranocchi, vuol dire che... là, a posto. Facciamo prima. Pensavo facesse molto più spesso sgranocchio e led. Missa. Possibile missare. Cioè provo uguale, Ok. Sharpedo a carta vetro, non è che entrano a caso i crit, che siamo sfortunati, ragazzi. Guarda quante cazzo di morti sto tirando su. Qua Mike Tina ci ha baitato. Beh, ma che cazzo devo fare? Qua Mike Tina ci ha baitato il... tirando sgranocchio all'inizio, convincendoci che potesse succedere più spesso. In realtà, Mike Tina è una loose condition. Tu hai dimostrato che però puoi farlo, voler. Addirittura? Questa non si era ancora vista, raga. Una cagata mostruosa non salvare, ragazzi. Abbiamo sottovalutato Fosco. Ok, allora vedi che poi succede, vedi che non sei stronzo. Finta, finta, finta. Miss. Oh, raga, è un 85, porco Dio, la misserà prima o poi? No, impossibile per lui missare. Ehi, ciao, pers. No? Addirittura mi ha fatto scippo, ma ha preso incredibile. Incredibile, mi ha fatto scippo, ma ha preso Slakoff. Va bene, bro. Bro, missale. Immissabili. Immissabili le sue mosse. Immissabili. Io però dopo un turbo sabbia mi so sempre. Dovevamo salvare e trastare il plan. Questo è ciò che ti porta. Questo è quello che succede a voler essere troppo conservativi. Anche qua a finta non lo tira mai in realtà. Pugno spine al posto di...
Slago titta. Figlio di troia, non fare ship, ho bisogno di... Ma io ti ammazzo in realtà. Io ti trito il... Ti trito il cranio. Okay. Va bene. Io lo lascio fare. Prima o poi hit, no? Dai, vecchia gara. Non so se ho avuto molta fortuna prima o molto sfiga adesso. Bene. Se il plan non funziona, ho perso la challenge. Non ce la farò mai a riaffrontarlo. Oddio. Immagino che facendo 150 miliardi di reset ce la si possa fare. Toxic su ritorno. Pipi up. Dove cazzo sono? Entram. Dai un etere del cazzo a Pigrom. Bacca, io me la gioco come prima, raga. Secondo me abbiamo margine, dai. Sapendo che ora non c'è curse, mi gioco solo il 50% iniziale di curse. Poi mi becco la burn di Banette. E poi sotto burn basta non prendere drop contro Seblai. Io nel caso ho il salvataggio pre-tossina, quindi posso risistemarmi con quello che ho qui. Cazzo di morti. Guarda che di sto passo raggiungiamo Shedin già. Figa se è difficile la lega rispetto al resto del gioco, ragazzi. Slugot in questa lega ha degli abbinamenti veramente atroci. Io mi aspettavo Esther, ma Fosco non l'avevo proprio calcolato così difficile. Ok? Magari max roll killi, ma non credo. Credo che già prima avessi max rollato. Fuck, max roll killo! Ok. Va bene. Perfetto, benissimo. Qua lui probabilmente non è così stupido. Lei, scusatemi, non è così stupida. Quella andrebbe... Non va... Oddio, però prima non faceva faint attack. Non lo so, forse non legge che dispetto non fa danni. Sì. Perché io voglio che mi arrivi fuoco fatuo qua. Wow, Slugot. Grave sta cosa che hai fatto. Io voglio che mi arrivi fuoco fatuo, disse il poeta piangendo.
Va bene, qua mi droppa tossina. Ok. Credo di preferire una cura di Banette e di rigiocarmi questo circo con Tossina, giusto? Piccola variazione. Qua io ciondolo, vero? Sì, ok, perfetto. Perfetto, ce l'ho nel chill. Ok. Quando Banette morirà, morirà in un turno in cui abbiamo ciondolato. Questo vuol dire che abbiamo immediatamente una tossina libera su Sableye. Tossina cala di 5. Quante ne abbiamo quindi? 3. Siamo al pelo. Non va bene. Raga, l'ho già spiegato 30 volte perché ci siamo burnati. Finita la battaglia, ve lo rispiego, però aspettate. Pure pigro sta finendo. Merda. No, pigro non è ancora uno sbrego. No, sti cazzi. Oh, qua è Pigron. Lui non dovrebbe usare un'altra cura. Ok, vediamo se ha funzionato. Ora noi abbiamo un hit gratis su Sableye, perché Banette è morto nel turno in cui ciondolavamo. Perfetto. Abbiamo troppi pochi pigro, temo, raga. In realtà, ah, lui ha fatto un po' troppi dispetto. Probabilmente ha senso giocarci una Leppa Berry alla prossima e rischiare qualcosa sul primo Dusclops. Ok. Vediamo se... non so se ce la facciamo. Intanto se mi su una tossina è finita. Questo è sicuro. Sarebbe la svolta se il quarto Banette... se il quarto Pokémon non sia Banette facesse skill swap perché non vede Toxic. E sarebbe veramente totale. Questa è la potenza di tossina, raga. Può killare nei turni in cui noi ciondoliamo. Questa è la svolta. Pigrom. Forse se ci prendiamo degli azzardi contro l'ultimo Dusclops potremmo ancora farcela, sapete? Finta. Questo turno noi ciondoliamo, lui muore. Sì, una ricarica totale dovrebbe essere per l'asso. Esatto. Ok.
Non droppare, sei una merda se droppi. Ok. Banet! Per qualche assurda ragione non fare psychic, fine. Skill swap. Intanto lo tossinizziamo. Dai, avrai una percentuale per farlo, no? Avrai una percentuale di merda. E per togliermi pigrone. Siamo al pelo. Psychic no. No, fa. Peccato. Era una nostra scommessa. Credo di reggere. No! Cazzo! Credo che sia veramente un limite, dipenderà da molti roll. Ho sperato che lo tirasse, per qualche ragione, perché vedeva pochi danni. Qualcosa che è andato storto, non lo so. La burn è qualcosa che possiamo continuare a rischiarci. Più che deciso, Francesco, è obbligatorio, altrimenti non ce la faremo mai. Che ti inventi adesso? Possiamo provare senza la burn. Lui tira molto dispetto. E possiamo tirare Shadow Ball e killarlo. E provare a giocare con la sua Toxic. Con la Toxic dell'ultimo Banette. Proviamo a vedere se... Io non penso però che sia fattibile. Raga, state scrivendo tante stronzate, quindi adesso mi concentro un attimino io. Perdonatemi. No, non salvare che non si sa mai. Oh, ci giochiamo i roll su Dusclops. Questo è il lato negativo di non aver usato in attacco fisico, suppongo. Ma tutto sommato, se voi diamo un 50% all'inizio, questo Dusclops è easy. No curse? Unlucky, reset. Questa è nettamente persa, non si può vincere.
Questa è una percentuale che dobbiamo sempre resettare, raga. Facciamo. Se succede, si prende e si porta a casa. È un 50-50, è più di un 50-50 forse. Cioè, è un po' più favorevole a noi. Perché lui può fare divinazione, Confuse Ray. E nel caso ti giochi Confuse Ray. Prevegenza più ritorno, sì, va bene. Ottimo call. Dai che prima o poi ne usciamo, forza. Palombra, non so se era max roll per killarlo, sicuramente sono roll alti. Ok, forse neanche così tanto, dai. Va bene. Questa è già una grande sorpresa, non me l'aspettavo di tirarlo giù. Ok, vediamo che succede ora. Quanzi che fare tossina insiste di palombra, ok? Vediamo se è worth questa cosa. Va bene. Bacca frago inutile. Suppongo si possa giocare anche di... sperando che semplicemente non tiri Willow Wisp e giocare di bacca pesca a sto punto. Bene. Ora entra Sublime. Non penso che palla ombra sia 2 hit. Oddio no, 2 hit sì, però dai. Non ci credo, l'ha crittato. Non doveva crittarlo, raga. Era fondamentale non crittarlo, perché qui dovevamo avere il turno buono su Banette per poterlo colpire di palla ombra e limitare Toxic. Psychic. Che zella. Vabbè, dai. Rimane solo l'ultimo Dusclops. 2 hit ed è giù in teoria. Avrei dovuto fare tossina subito. Ho sbagliato. Lui non viene mai giù perché è 3 livelli sopra. E noi abbiamo il counter di tossina sopra, quindi si è perso. Provo il crit. Oddio, magari la citrus è qualcosa. Critta quando non deve e critta quando deve. Su Sebly ho misplayato. Io volevo fargli un dannetto e poi sperare che te, però ho sbagliato. Devo fare Toxic e poi Shadow Ball. Perché che non sarebbe. No, avrei dovuto lasciarlo morire di Toxic. In realtà, avrei dovuto stollarlo. Nel momento in cui muore di Toxic, Banette ha meno possibilità di tirare la sua tossina. Quindi io lo posso shottare. A quel punto, ho matchup easy contro Dusclops. Questo era il plan. Grazie, Mattia Dise, per l'abbonamento. Dusclops rimedia l'errore del suo allenatore. Cazzo faccio? Salvo? Sì, tanto non cambia niente. Ormai è andato. Salva dopo ogni Super 4.
Allora. Secondo me i prossimi due sono più facili. Dentro ritorno. Fuori palla ombra. E questo si gioca nel più classico dei modi, ragazzi. Semena. Questa semena di ritorno. Ciao Bea, stiamo tryhardando. Zigzagoon li aggiungerò prima della fight con il campione per avere lo screen in sala d'onore. Questa la si riempie di bot. Baccaliegia. Se non mi son perso nulla dovrebbe essere, non dico free, però Frida. Scusate. Startava con Glay e non con Silio. Quanto pare. Okay. Ritorno. Grandine va bene. Non essendo Radical Red va bene. Dura solo 5 turni. Ora non credo che ritorno riuscirà a killare Glady. Glady ha buona difesa. Credo che faremo un 80% circa. Ho killato. Non ho considerato. Effettivamente abbiamo un badge boost noi. Forse facciamo più danni del previsto. Ok. Glady ha 80 nelle difese, vero? Va bene, meglio così. Attacco fisico 125. Beh sì, in realtà ci sta. No, 150 abbiamo tirato. Ok, questo ha body slam. Credo che se sia morto Glady morirà anche lui. Ok, surf va benissimo. Prossimo che entra Blizzard. Anche Dive. Pigia ritorno. Blizzard può missare considerato che sta finendo la grandine. Ok. Finisce ora, no? Fuck, un altro turno. Questo qua è l'altro di ciondolamento. Sì, ho contato male io. Vabbè, scialla. Unlucky. Questa farà malino, non troppo. Fuck, c'era un altro di turno. Ho sbagliato. Vabbè, va bene. Fatto kill, ciondolo, mossa, cioè mossa, ciondolo, mossa, ciondolo, mossa, what the fuck? In
Instagen è diversa? In terza gen Blizzard non aumenta la precisione sotto grandine. Oh, wow. Me l'ero dimenticato, mi sa. Va bene. Immagino ok a sto punto. In questa gen Blizzard non aumenta precisione sotto grandine. GG a noi. Va bene. Non c'è problema. Questo sperando che quel livello di differenza non faccia troppa differenza. Quei due livelli in realtà. Fanculo, fa la differenza. Ok. In realtà può anche starci, fargli sprecare le cure qua. Freeze sarebbe molto fastidioso, ma immagino è un'opportunità che ti giochi. Punti a stollargli Bora piuttosto. Ok. Quasi cura. Sì, vuol dire che siamo al limite. Noi killiamo al pelo tutti i Pokémon di Frida. Eccezione fatta per Wolverine, logicamente. Il prossimo Glalie a che livello ha? Il prossimo Glalie è al 52, realisticamente tanca pure lui. Credo stiamo parlando di Rolla. Massilio, se. Prossimo Glalie tankerà anche lui. Magari tipo la missi a sto punto. Beh, a parte ne hai già messo da una, quindi immagino di doverci stare. Ma tra un po' la finisci i pp, quindi. Va bene, dovrebbe avere tiranne 4 se non ho contato male. Non è troppo rilevante. Ok, questa dovrebbe essere la quinta, no? Non sono pp maxati. Qua si rischia sempre il freeze. Bene. Ora in linea teorica dovrebbe fare mosse un attimino più umane. Potrebbe tirare dive. Dive, non ironicamente, se lo gioca bene potrebbe intarcela, ma... Okay. Tipo, questo è un problema. Merda, questo è un gran problema. Ok. Questo è un problema. What the fuck? Perché non ho fatto ritorno? No, mi sono confuso, raga, scusatemi. No, no, è easy. Scusami. No, perché ho attaccato dopo, perché ho fatto contatore, ma io sono più veloce di lui. Sì, sì, no, è giusto. Io sono più veloce di lui. Sì, 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 sì. Questo è un mezzo casino. Però qua lui è capace che tiri grandine anziché dive. Perfetto. Perfetto. Ora devi sperare che quello fosse un roll. Quando c'ha grandine da tirare, lui tende a tirare grandine. Questo dovrebbe aiutarci a uscire da questa impasse. Nice, era un roll. Chill. Ok. Questo Glalie non ha autodistruzione, fortunatamente. In compenso Ice Beam. Che bene non ci farà. Ok. Lui avrebbe il... Minchia che fight. Crit. Crit più freeze, sicuro. Okay. Qua ci ondoliamo. Dobbiamo colpire quando finisce la heal. Porco Dio, mi scliccato. Vabbè, è toxic, va bene lo stesso. Lo so, rischiare un po' di più.
Ho miscliccato. Fatto un disastro. Vabbè. Che culo, bravo Slagot. Nel turno di sciondolamento. Eroe vero. Ma il freeze è una roba che ci rischiamo. Anche se alla prossima magari giochiamo una bacca perina. Questa è stanca. Ok. Al prossimo giochiamo una bacca perina perché i body slam arrivano rari a quanto pare. Oh, in realtà questa è una grande cosa perché lui ha già giocato una ricarica totale. Quindi il prossimo wall rain lo possiamo hittare direttamente se... vabbè. Esce nel Slagot 20%. Qua è andata male. Ma qua lui legge la kill e vince. Wow. Scongelati. What the fuck. Grazie Jacopo per i 2 euro. Come va? Stiamo soffrendo, ti dirò. Doppio freeze qui su Glalie è stato particolare, ti direi. Ok, 38esima. Questa ci stava, ma... Sbaglio, ha tirato una ricarica totale sia su Silio che su Glalie. Vuol dire che ne ha 3 o vuol dire che... Come va? Oggi per lavoro 2, mi sono collegato solo ora. Interessante. Ok. Giochiamo una bacca per il frizzo sperando che non arrivi... Se adesso che l'ho data arrivano i body slam, regà sclero, lo dico. Ma il game plan è buono, ritorno in teoria a kill quasi sempre. È molto utile sull'ultimo Glalie se riusciamo a fare tossina. Farlo perché in questo modo possiamo forse avere un turno contro Wolrain. Ciao Veskarc, ovviamente gioco su PC, su Switch non esiste questo gioco Pokémon. Per ora. Allora, Grandine turno 1 e va bene, questo dovrebbe morirci. Quante morti inizio challenge abbiamo messo in conto? Direi... Wow, è roll anche a livello 50. Questo probabilmente è min roll. Va bene perché uso una cura. Non è un peccato. Non avevo messo in conto delle morti, però mi aspettavo una lega molto difficile. E in effetti... Ok, sì, ci saranno dei roll rognosi di ritorno da sprecare. Ma in realtà va tutto bene perché cerchiamo di essere un po' come dire, malleabili con il plan. Nel senso che adesso ho sprecato una ricarica totale. Con noi siamo più veloci, questa è una bellissima notizia. Ok. Questo qua dovrebbe avere body slam, ma tende a tirare surf, giustamente. Soprattutto perché noi abbiamo molta difesa fisica. Qua potevo arrivarci, in effetti. Ok, perfetto, io questo turno volevo. Bene. Questo sperando che non sia min roll giù. Ok. Va bene. Adesso arriva quello con Bora che realisticamente dovremmo stollare un po'. Sperando di non beccare freeze nel caso abbiamo la bacca perina. Miss di Bora, perfetto. Sta fight è ritorno pigro, è una fight OG di Slagot. Non che non lo sia stato anche Esther con Palombra in realtà alla fine. Più per culo che per altro. Ok. Ok, ha smesso di grandinare. Qua ciondoliamo, lui fa grandine. Adesso vai a tirare il ritorno sperando di killarlo. Se non lo killi, magari gioco una pozione, va bene. Vai. Roll buoni e giù. Perfetto. Ok.
Dobbiamo giocare sulla loro grandine, raga. I turni in cui loro perdono un turno per mettere grandine. La grandine è la nostra migliore alleata qua. Anche se non si direbbe. Perché nei turni in cui finisce la sua grandine, lei tende a rimetterla e quindi noi guadagniamo il turno e possiamo colpire. Quindi stoliamo finché non finisce la grandine. A quel punto cerchiamo di fare un hit. Che può essere anche di tossina, Merda se siamo conciati. No, Grandi non ha 100% di precisione sotto Hail. Me lo sono ricordato anch'io guardando la wiki. Mi era appena missato, mi è tornato in mente. Ok. Geloraggio. Frizz, abbiamo la bacca perina. Ha smesso di grandinare, ok. Prova Toxic. What? Ok. Questo non me l'aspettavo. Mi ha fregato. Però non c'è la grandine, quindi non prendo dot. Tutto sommato può anche andarmi bene. Ok. Bene. Quasi tanca gelo raggio, non un crit. Qua giochiamo di veleno per avere un turno buono sul suo più forte. Questa è l'idea. Qua si stolla un po' Glalie. Per poi... Lui muore sicuramente durante il nostro ciondolamento. Questo significa che... Stavo pensando se questa cosa è utile oppure no. Perché... Immagino dipende molto da che mossa giocherà lui. Se lui tenderà a settare grandine. Ma forse a bassa vita tendono a non farlo. C'è anche la possibilità che lui vada a tirare una ricarica totale. Che risparmieremo su Wolrain. Quello che stavo pensando è che morire nel turno di ciondolamento significa aver preso un hit. Quindi a quel punto Wolrain sarebbe... Vabbè, però può hitarlo, no? Ok. Qua becchiamo il ciondolamento. Se lui fa... Ricarica totale. Ok, va bene. Questo è ok. Ho smesso di grandinare. Tra un po' finirà il geloraggio. Adesso che ho dato la bacca perino piuttosto che frizzare, ragazzi, veramente chissà cosa fa questo. A questo punto valeva la pena metterla sia il Scarf. Fai grandine, idiota. Perfetto. Ottimo. Figa, che cazzo di sudata. Oh, qua crit. Forse abbiamo degli pseudo roll per reggere. Non credo. Quanti cazzo ne ha di gelo raggio? Staranno per finire, no? Sì, dai, crit lo teniamo. Oddio, sì, beh, è roll. Se finisce i giro raggi, cosa fa? Crunch? Mi droppa la difesa speciale. Ah, ma non fa niente. Ok. Perfetto, bacca perina. In effetti era molto importante dare una bacca perina in questa fight. Non avevo considerato quanto dovessimo stollare. Va bene. Ok, ha finito il giro raggio. No drop, per favore. Ok. Va bene. Altro sgranocchio, no drop. Se non droppa forte ci siamo, raga. Ok. Ha smesso di grandinare, quindi ottimo. Wolrain ha buone probabilità di tirare grandine.
Allora, sono abbastanza sicuro che sia giù con due ritorno. Quindi una citrus. Credo che non influisca. Fanculo, ha tirato Bora al coglione. Non ha un grande attacco speciale Walrein. Il problema è che è più veloce, raga. Il merda è più veloce. Speravo di essere più rapido. Magari missa. Ok. Godom. Tanka Slagot. Poggio joystick. Tankala. Tankala. Tankala uno di vita. Yes! Woo! Che cazzo di lotta! Vaffanculo! Forse non aveva grandine. Una merda, non aveva grandine, sì. Salva. Salva, 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 salva. Vado un attimo in bagno e poi ragioniamo Drake. Scusatemi, devo pisciare. Interrompo un po' l'hype. Arrivo. Sorry. Eccomi qua. Farai anche Rocco? Beh, calcolando che Rocco è il campione, penso di sì. Ok. Allora, contro Drake il plan è circa lo stesso. Scusatemi, mi fate togliere questa soddisfazione? Linea su Fosco, linea su Ester, linea su Glacia. Ciao Anselmi, sì, sta andando più o meno bene. Allora, contro Drake possiamo o giocare Geloraggio o tenere comunque ritorno. Contando che però tanto ritorno la togliamo realisticamente la lotta dopo. Fammi vedere come gioca lui. Dovrebbero essere tutti in ordine e non dovrebbe crearci nessun problema. C'è un Flygon con Sand Attack. Oh, ritorno una...
Sì, no, conviene sempre gelo raggio, dai, non può non convenire a me. Non può non convenire, vero? Allora, facciamo che salvo qua. Salvo qua che ho ancora ritorno. Salvo qua che ho ancora ritorno. E proviamo con gelo raggio. Se perdiamo, torniamo a ritorno. Perché il ritorno poi non è più apprendibile. Ok. Più gli eteri. Pipi su degli zigzag, una gelo raggio. Ricordiamoci di non salvare. Item. Cherry Berry. Vedo troppi Dragon Breath. Non penso che ce la faremo. Ah, turno 1. Cioè, first try. Complesso. Sì, no, Anselmi, te la raccontano sbagliata. Perché dovevamo. Abbiamo dovuto fare dei lavori particolari. Dei ragionamenti che abbiamo scoperto solo lì. Diciamo che delle 38 morti, delle 16 morti fatte, 12 sono con Fosco. Quello che stavo pensando è credo che il primo Shelgon lo killerò con... aspettate. Credo che il primo Shelgon lo killerò con Toxic. Perché se spreca pozioni su di lui va bene. Lo posso stollare. Maggior ragione perché ha Protect. Quindi sprecherei solo PP. E poi avrei un turno buono contro Altaria per tirare Ice Beam. E immagino diminuire le probabilità di Dragon Breath. Lui non tirerà... Non è detto che tiri Dragon Dance. Perché non si vede più lento. Un po' di modi per perdere, ma in teoria meglio di questo non abbiamo. Sicuramente killare Shelgon di Toxic è l'idea migliore. E in maniera tale da ridurre le possibilità di par, perché comunque con una Cherry Berry può succedere. Ironicamente credo che Salamence sia il meno pericoloso. Hanno tutti delle mosse che potrebbero stollare Pigrone se entrano male, ma... Ok. No, scusate! La scena, ok, ci siamo. Parte la sfida di Drake Super 4. Scusatemi. Oh, Toxic, Quandra di Protect, va bene. D'accordo. Tira ancora Protect. Bro, se mi incula così è interessante la situazione, lo dico. Ok, ottimo. Va bene. Questo è il primo piccolo scoglio da evitare.
Arkham. Meno male che la IA non capisce pigro, ragazzi. Giocare Slugoth contro un essere umano vero sarebbe impossibile. Ottimo. Che poi non è pigro, è pigrone, ma vabbè. Ok, dragartiglie. Giocati serenamente pigro. Oh, qua va a fare pozza lui. Ci sto dentro. Ok. Qua ricomincia il valzer. Ok. Rientra Toxic. Buono. Si sprecheranno un po' di PP, ma l'importante è non sprecare il geloraggio. Che tra cure e altro potrebbero comunque essere contate. Ok. Chill. Pigro, perfetto. Cerchiamo di presentarci da Altaria full vita. Bene. Ciao Emanuele, 38 sono le sconfitte totali in tutta la sfida. Questo è il primo tentativo che facciamo di Drake. Crit inutile, va bene, perché tanto noi qua tiriamo Pigrom. Bene, lui ora muore di Toxic. In un turno in cui ci ondoliamo, quindi vuol dire che al prossimo possiamo attaccare direttamente. Che detta così fa un po' Yu-Gi-Oh. Ok. È stato divertente se avessi fatto Protect. Questo dovrebbe essere Altaria, se non mi sono perso qualcosa e non dovrei, a meno che non ci siano ancora errori nell'ordine dei Pokémon. Perfetto. Ok, ottimo, non Dragon Breath. Allora, secondo me questo geloraggio non killa, anche se siamo al 100. Invece killa, ottimo. Qua ci siamo risparmiati un problema di delle potenziali par. Entra Flygon. Questo dovrebbe essere Flygon con Fly, Dig, Dragon Breath e Sandstorm. Avrei sperato che facesse, non la facesse. Questo è un problema. Ok, meglio delle altre forse. Voidami la par. Ovviamente Baccaliege ce l'abbiamo. Se abbiamo killato Altaria, c'è una possibilità che killiamo anche Flygon. Diamo 85 di attacco speciale. Secondo me potrebbero reggerlo. Fatto che vengano giù. Abbiamo anche il Bell Badge Boost. Sì, ogni volta mi dimentico di sta meccanica. Credo che siamo tutti al pelo, mam. Ok, questo è l'ultimo Dragon Breath. Lui ha Sand Attack, raga. Ok, Flamethrower. Perfetto. Fammi guardare. Però raga, cioè le becco tutte, sti 30% li becco tutti, perso. LOL. A meno di miracoli. Però fa pochi danni. E non sta tirando Sand Attack. Io ho paura di quello. Ok.
Aspetta, forse anche con la parce la si fa. Bisogna avere solo un po' di fortuna. Fanculo, l'ho appena detto, porco due. Ok? Rimane Salamence. È il motivo per cui abbiamo Ice Beam e non ritorno, raga. Curioso poi di vedere i danni di sto Ice Beam su Flygon. Ho convinto che tenessero. Ok, questo è speciale. Che è un problema, paradossalmente, perché noi di difesa speciale ne abbiamo pochina. Penso che proverò a gelo raggiare, semplicemente per il fatto che poi lui in caso va in range di Kunokrit. Il Teslacot. Boh, non lo so, butta giù anche questo. O frizzalo qualcosa. Secondo super 4 trebbiato con un crit. Ciao Fabrizio, non hanno niente di positivo. È una di quelle abilità che serve solo per nerfarti. Ne esistono un po' nel mondo Pokémon. Pura curiosità. Tanto è vinta. Wow, erano sempre giù. No, perché ho molto meno attacco speciale, però. Quanto ho di attacco speciale? 88. Scusate le campane, eh. Abbiate pazienza. Ho sottovalutato, ragazzi. No, chi lava sempre. L'ho molto sottovalutato. Chi lava sempre tutti quanti, altro che... Non gli serviva neanche il crit. Era molto più safe questa fight di quanto credessi. Trittava tutti. E non gli ho dato neanche il boost. Come fa a far tutti ste danni, scusami? Ma se Snorlax... Cioè, scusatemi, eh. Scusatemi. Se l'attacco speciale di Slakoth qui è 75 e kill a Salamence, io ho in mente quanto è sega del Ketty. Non so perché. Io so che del Ketty non kill. What the fuck? Qualcuno sa dirmi perché del Ketty fa di meno? Ma la differenza di livelli viene calcolata nel danno in terza gen? No senso, perché se la cot fa tutto sto danno?
No, ma qua è poco. Ah, pensa te. Io sta cosa non la sapevo. Nettamente. Avendo giocato un sacco di tempo con il level cap, non sapevo sta roba. Il livello viene considerato nel danno. Ma vai a cagare, va. Beh, estremamente complesso e non lo approfondirò. Il livello cambia le stats. Sì, Ludovico, non hai capito il concetto, però. Non è quello il punto. Non sapevo che il livello influisse così tanto sul danno. C'è una variabile nel calcolo del danno che è la differenza di livelli tra i due Pokémon, che va al di là delle statistiche. Grazie per avermi detto che il livello cambia le statistiche. Incredibile. Pazzesco. Interessante. Non, ma funziona così anche nei giochi più recenti? Tipo Scarlatto Violetto? Spada. Se ripropongo lo stesso identico matchup. Aspetta che non avevo idea di questa cosa. Non la differenza di livello, ma solo il livello di chi attacca. E beh, però è chiaro che se... No. È chiaro che se Salamence è a livello 100 è una differenza di livello in automatico, no? In realtà varia leggermente, immagino che... Leggermente varia. Non... sapevo questa cosa qua. Si vede che essendomi abituato a giocare con level cap... non l'ho notata neanche su... Beh, perché non ho mai fatto dei check su... cast form, vero? Io non sapevo che aumentare il livello... provocasse degli scompensi così forti nel danno. Nice. Non si impara, non si smette mai di imparare. Giocando tantissimo con level cap ultimamente, evidentemente mi ero perso sto passaggio. Ah, carino. Tornando a noi, salviamo. Allora, anzi, fammi fare una cosa. Il livello cambia le stats. Cioè, voi... Vabbè. Sempre più allibito da questa chat. Dunque. Non me ne sono mai accorto... Probabilmente quando facevo le altre solo run, non mi sono mai accorto, non avendo mai usato il calcolatore nelle solo run, non l'ho mai realizzato. No, niente, non ce l'ha. Mamma mia. Dai, facciamo che gioco e ignoro la chat. Io oggi ho un concentrato di cose che non si possono dire. Vabbè. Allora, oggi ragazzi non siete in forma. Sparati un elisir. Per quanto poi in realtà qui gelo raggio vada via.
Allora, qui le opzioni sono due. Grazie Giulio per la super chat. Sì, è più o meno quello che sto pensando adesso, calcola. Grazie mille. Sì, una marea di stronzate che sto leggendo in chat. Tranquilli, basta. L'esperienza cambia il livello. No! Mostro. No, non sono incazzato. Vi sto a memà perché. Cioè, uno prima ci ha tenuto a dirmi: ma guarda che il livello cambia le statistiche. Cioè, boh. Io non cosa deve, come deve reagire a sta informazione. Credo che sì, che l'esperienza cambia a livello. E perché non salgo a livello 101? Allora, qua abbiamo due ipotesi. Ok? Secondo me contatore è meglio. Questa è carità, noi rispettiamo. Incapaci, inadatti, incompetenti. Allora, fammi trovare il nostro campione. Che è letteralmente un campione. Allora, io credo che Schermo rilasci lo spazio ad Armaldo e poi parta in ordine. A livello di IA. Questo vuol dire che Metacross verrà seguito da Credilim. C'è un cap di livelli a 100 se non lo sapessi. Arrivato al 100 non sali più. Grazie. Vince Radical Red in Hardcore Nuzlocke. Vince le Monotype Coleottero su Smeraldo. Vince la Trash su Ultraluna. Non sa che le statistiche cambiano se aumenti il livello. Incredibile. Questo mondo è abitato da una creatura che chiamiamo Pokémon. Basta! Chat, basta. Dobbiamo concentrarci. Non è semplice questa lotta. Allora, il punto è: per Skarmory abbiamo per forza bisogno di lanciafiamme. E io direi che non possiamo non giocare Picciaberry. Nel senso, piuttosto ci cucchiamo la confusion di Credili, no? Ah, giusto, gli Zigzagoon, bravi, avete ragione. Tra l'altro, il video della Trash Lock quando esce? Tra un po'. Non so quando, perché c'è stato Pokémon Z di mezzo che ha un attimino rallentato tante cose, più un blog creativo un po' travagliato il processo di quel video, ma suppongo tra un po'. E soprattutto è infinito da scrivere. Sono già a mezz'ora di copione, ma non ho tipo neanche fatto il secondo dominante, quindi immagino che sia un po' complesso. Allora, adesso facciamo un'operazione di hackeraggio che non potresti conoscere, sapendo al contempo che i Pokémon aumentano le statistiche quando salgono di livello. Vediamo se ha funzionato. Come minimo perdo tutti i salvataggi. Diciamo che faccio un save state. Come faccio in save state? Grazie Massimiliano per la super chat. Ora se apro il team. Ciao ragazzi, bentornati. Eccoli qua. Grazie mille Massimiliano per la super chat. Allora, dicevo, per Skarmory l'unica call è sparare flamethrower e sperare di non venire avvelenati. Armaldo e Claydol punti a giocarli di Toxic. Aggron sarebbe o counter, oppure se vediamo che tira troppe speciali.
A quel punto dovremmo provare a dare breccia su contatore e a provare a gestire Metagross con lanciafiamme, ma secondo me è quasi impossibile. No, posso che questo è il nostro save. Questa cosa dell'aumento di statistiche tramite l'aereo è quasi allo stesso livello di 10 punti di danno bonus. No, quella è impareggiabile, di che parliamo? Quella è impareggiabile, ok, c'è la lanciafiamme. Quella è impareggiabile, quella è stata una delle cose più divertenti che abbia mai visto. Questa è carità, noi rispettiamo. Vai di no, non dovrebbe variare le spikes in base ai Pokémon con in squadra, non dovrebbe essere una variazione, raga. Penso proprio. Ho visto più volte spikes tirate sui singoli, quindi... Ok. PP Max a lanciafiamme, non salviamo, non si sa mai. Cioè abbiamo già salvato, ma non salviamo queste modifiche. Ok. Porco due, sto salvando, ma sono pazzo. Non credo che possa variare. Tossina si può togliere. Sì, certo, sicuramente sarà facilissimo gestire Claydol. Senza... Sì, 100% si può togliere tossina. Se non abbiamo tossina, perdiamo. Bacca pesca per Toxic. Non credo che l'IA voglia tirare punte. Comunque non sarebbe... Comunque questi zigzag ce li potevamo portare dall'inizio, ora che ci penso, perché tanto Mike Tina lo one-shottavamo. Quindi se lo fa, bella. Ruolo degli zigzag compreso. Ma non mi risulta. Che tipo di introforza ha Slagot? Ghiaccio 30 di potenza. Eviterei. Ah, Rocco, quanto tempo! Ma soprattutto quanto tempo da questo luogo. Non siamo soliti vederti qui. Salve, Crap. Speravo di incontrarti qui un giorno. Tu, che cosa hai visto nel tuo viaggio con i Pokémon? Com'è stato incontrare tanti bravi allenatori come te? Che cosa si è risvegliato in te? Non di certo Slakoth, perché dorme. Voglio che tu dia il meglio. Dammi una bella dimostrazione, ora. Che lore questo dialogo di Rocco che ci chiede cosa si è risvegliato con Slagot che dorme. Minchia, voglio scrivere sto video. Ok, Skarmory contro Slagot. Lui sarà quasi sicuramente più veloce. Tira all'acciaio, evidentemente non vuole tirare punta. Va bene. Questo è in realtà un buon inizio. Lancia fiamme. Dovrebbe essere due hit minimo. Immagino di aver sottovalutato la differenza di livello. Wait, con la differenza di livello Metagross. Forse Metagross è due hit con la differenza di livello, sapete? Ora che ci penso. Ok. Vediamo. L'ho realizzato adesso. Ok, bravo, sei un coglione. Tritalo che va bene. Sia mai che inizia a spammare Toxic. Non ha tirato tossina, questo è interessante. Ok, Armaldo come previsto. Ok, qui la roba fastidiosa che può succedere è tipo lui che si busta, lui che mi confonde con Water Pulse. Noi siamo più veloci, il che va bene. Ok.
Questo sarebbe molto rognoso. Toxic. Forza antica, no boost. Stai buono ancora tu, stai buono. Ok, toxic. Ok. Fastidioso. Voglio dire, vabbè. Mi sembra un po' esagerato. Posso esprimere il mio parere. Okay. In teoria è comunque gestibile, eh? E che comunque non avresti voluto quei danni in più, considerato che lui può confonderci. Ok. Immagino che il crit possa essere fastidioso. Va bene. Allora, se io faccio lanciafiamme, è possibile che lui muoia di tossina qui, ma poi dopo andrei a affrontare Claydol. Che ciondolo un turno, ma me ne frega qualcosa? No, non credo. Mi preoccupa di più un crit suo da boostato, immagino. Credo che lanciafiamme riesca a fare quel cippino necessario per ucciderlo di veleno. Sì, perfetto. Ok, ora è Claydol. Terremoto dovremmo tankarlo molto bene. Perfetto. 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 Perfetto, 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 perfetto. Allora, i primi tre dovrebbero essere sempre abbordabili, raga. Su Claydol possiamo addirittura fargli sprecare una cura. Secondo me. Così che non arrivi in situazione... Bravo, grande idea. Non ho neanche una mossa fisica. Sto guardando quel 38 sconfitte. Sperando di cristallizzarlo lì, raga. Ok. Credo che lui ne abbia un'altra di Full Restore. Non punto a fargli danno, va bene così. Ok, perfetto. Ora dovrebbe tenerne una per Metagross in teoria. O almeno da quanto so. Se ne gioca a... dovrebbe averne tre, non di più. Fanculo. Mi ha tirata una su Skarmory, una su Claydol. Non so se ne ha tre o quattro. In realtà. Ok. Immagino che lo scopriremo appena verranno giù i Pokémon. Bene, Slagot, tranquillo. Chillatela. Ho riflettuto tardi, ma il fatto della differenza di livello, di cui non mi ero reso conto e che non sapevo, e che ho scoperto adesso, quanta differenza fa. Il che è abbastanza curioso. Probabilmente mi permette di buttare giù Metagross in due hit di lanciafiamme. E mi avrebbe aiutato a portarmi una call in più su Aggron. Ok, è finito il terremoto. È il momento, non si busta.
Vediamo come va. Vediamo intanto se lui si ricura. Perché perfetto, questo è morto. Top. Qua lui muore mentre noi ci ondoliamo. E questo è quello che ci è mancato per tutta la run. Ma perché abbiamo voluto risparmiare tossina per ora. E alla fine abbiamo fatto bene. Entra Aggron. Chiudi gli occhi e ti raccontate ora. Fanculo, questo va a tirare le speciali. Sto fallito coglione. Niente, tutti 30% lì. Beh, questa roba è incredibile. Ma sei serio? Vabbè. Immagino che ci stia perché sono molto bulky in difesa fisica, ma... Ah, ecco. Sì, però nel mentre mi ha paralizzato il bro. Boh, che cringe. No, il problema, raga, è che sono paralizzato. Non gestire queste condizioni metagross sarà complesso. Ci proviamo uguale, però. Non bene, immagino. Eita, Slagot. Bravo. Ok. Sai che ha finito il terremoto? Muori, idiota. Ok. Contatore alla fine della fiera era inutile. Ma mi mancava un passaggio. Itta Slagot. Bravo. Ma bravo che? Ah, fanculo. Fra para confusion e unplayable. Peccato. Va bene. Va bene lo stesso, raga. Levo contatore. È ufficialmente più buona lanciafiamme o ho bisogno di spazio per breccia per quell'Agron? Ma... mi mancava un passaggio, beh. Sono abbastanza convinto che ora sia la scelta giusta. Io non sapevo questa cosa, che il livello influiva così tanto sul danno. Me ne ero sempre persa. Vedi a non usare i calcolatori per queste serie. Ora credo che questo sia... Madonna che set cursato, peraltro. Terremoto non è meglio, la imparasse. Oh, secondo me è sempre bacca pesca, però non so, cioè, quel coso non ha tirato Toxic, non lo so, in realtà la bacca... Che status rischiamo? Noi rischiamo la confusion di...
Credili e ora che abbiamo breccia realisticamente one shotiamo. Sai che non so se one shotiamo. Beh dai, si figa la differenza di livello, dai, trastiamo sta merda. Confusione di credili la possiamo accettare. La par di Agron la possiamo voidare. La toxic di cosa è troppo buona. Signori, salvo. Sono convinto che sia la call giusta. Quella produttività di status no. Non ce l'ho. Nah, non servono i PP up secondo me. Abbastanza inutili. Meno che a parte su tossina e su pigro, ma già ci sono. Ok. Wait, volevo controllare una cosa. A 4 full restore. Vediamo. Ok, d'accordo. Va bene. Allora, una sarebbe buono fargliela bruciare qua, immagino. Se lo killiamo, ce la colliamo. Ok. Va bene. E una è andata qua. Eccoci qui. Ah, se il prossimo turno la ritira è reset. Ma sta tossina qua non abbiamo alternative. Dobbiamo giocarcela e sperare che non succeda qualcosa. Roll alto, burn, qualcosa. Ci do la mano. Ok, bene. Non rifare tossina. Se fa tossina, insta resetto. Ok. Questa è sempre una probabilità. Sì, no, la banca pesca è troppo utile qua. Banca pesca qui è troppo utile. Bravo Slagot, questo brutto colpo, ottimo. Ok. Armaldo. Questo lo gestiamo di tossina. Va bene. Magari Armaldo non come prima. Bravo Slagot, complimenti. Ok. Pesca al secondo, già che ci sei. Quarto forza antica. Va bene, eh. Sono danni accettabili. Fa rosichi e basta, ma immagino vada bene. Quinto forza antica. Bene, a sto giro è solo a più uno in tutte le stats. Il dominante. Ok. Va bene. Ok. Finché non tira water pulse e non mi confonde, va tutto bene. E posso anche valutare, anche se ha più uno, un po' rischioso, ma possiamo valutare di fargli sprecare una ricarica totale qui, una su Claydol, perché poi su Credili è più complesso, su Agron è... Oddio, su Agro non lo so. Qua ciondolo, no? Corretto? Certo, perché sono full vita per forza ciondolo. Tira tossina vuota. Facciamogli bruciare una cura qua. Crit antipatico. Facciamogli bruciare una cura qua. What the fuck. Ok. Grazie Massimiliano per la super chat intanto. Sta cosa mi ha lasciato perplesso. Immagino, ok. È un problema abbastanza relativo. È che volevo giocarne il meno possibile su Metagross. Ok. Bene.
Allora, questo, è caricato, questo si può stollare tranquillamente, è quello meno Crapo problematico. Il ministro delle percentuali. Poi entra Agron, a sto giro abbiamo Brecham. Su secondo non gioca Furestore, è buono, lo so. Posto che Armaldo è il quinto a livello di ordine. Quindi... mi ha ospitato? Siamo ospitati? Mi sono perso qualcosa, raga. Ok, ricarica totale. Non ero più veloce io prima? No, era Armaldo forse? Ma come ho fatto a prendere danni se poi ho tirato pigro? No, ok. Mi sono confuso io. Chill. Chill, chill, chill. Mi sono semplicemente confuso io. Altra Toxic. Va bene. Questo è un turno di pigrone. Se c'è il riflesso è ancora su Agro, la forza di percio si riduce. Vero, questo potrebbe essere fastidioso. Speriamo di no. Altrimenti ci giochiamo qualche parry in più su di lui. Tanto non ho modi safe per evitarlo, quindi. Non credo almeno. Bene. Ah, poi Breccia rompiamo gli screen, giusto, bravo. Cioè, bravo chi l'ha scritto. Chi ha detto l'altra cosa, shame, ovviamente. Pigron. Ah, no, Breccia rompe gli screen, giusto. Finito l'effetto di riflesso. Timato malissimo. Perché qua lui se lo ritira è finita, ma credo che a bassa vita non tiri un riflesso. Yes! Ok. Ok. Tutto ciò è positivo perché ora grazie a Tossina abbiamo un turno per colpire Agron. Penso di avere anche qualche chance di ospedarlo. Se ospedavo Armaldo, perché non Agron? Ok, vediamo se basta. È una 300, ma le sue difese sono alte. Infatti non basta. Ok, quasi decide tutto. Credo che lui curi. Ok. Non ho robe migliori di Brick Break, no? Devo giocarmela. Non avrei mai pensato che Agron fosse il più pericoloso. Ma in realtà ha senso perché non posso stollarlo con Tossine. Può mettere status, quindi. Crit. Roll alto. No par. Comunque puoi anche missare ogni tanto, insomma. Crit più par. Una missa ne uno, no? Okay. Allora, una parte di me vorrebbe curarsi. L'altra parte di me pensa che questo agro è la loose condition principale. Però anche credi non è da meno, raga. Cosa faccio? Lo ammazzo. La pare una loose condition più grande. Questo magari fa gigassorbimento e ce la caviamo. Siamo più rapidi. Ok. Ottima scommessa. Crit. Vabbè. Cioè, non so veramente cosa dire. Pigrom. Va bene.
Altro Pigrom. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Fare Fengura Gigam. Perfetto. Dai che è stupido. Dai che non mette. Dai che non mette status. Dai che non mette status. Dai che non mette status. Tossina veloce. Ok. Se lui non usa cure, abbiamo un turno buono contro Metagross. Se lui usa cure, Metagross non prende cure. Quindi è sempre una win to win. Fanculo, stordiraggio. Va bene, possiamo accettarlo. Basta uscire dalla confusione il prima possibile o vuoi darla. È meglio la confusion della par, ragazzi, in generale. Merda, ma lui con Giga Drain, cazzo, ci fa K Toxic. L'abbiamo già bruciata la... Fai Giga Drain per non fare altro. Qua finisce male. Ok, va bene. Ah, mi sa che ha finito i pp di Giga Drain. Certo, ha finito i pp di Giga Drain. Qua può solo fare Fango Bomba, ci avvelenerà. Certo, è giusto, ne ha 5 in questa gen. Avete ragione voi. Questo da un lato significa che farà meno danni e che non si curerà. Zakot, devi farcela. Dovevi farcela, Zakot. Questo è un problema. Questo è un problema immenso, Zakot, considera. Siamo arrivati a Metagross, ma mi sa che stiamo per perdere. Ok. Ha finito le ricariche totali, corretto? Però devi farcela, Slago, cioè. Fra, però, cioè, se becchiamo tutte le confusion... questa è la play, è il meglio che abbiamo, ragazzi, ma... Forse varrebbe la pena... Varrebbe la pena, che ridere. Varrebbe la pena killare Credili. Breccio. Dei danni li fai. Non so se bastano, non credo, però... No, non bastano suagro. Riproviamo, ormai la nostra strategia è questa. Ci siamo loccati in questa strategia. Possiamo solo provare e riprovare, ragazzi. Prove ed errori. Male questo inizio. In realtà in questo try siamo stati molto fortunati, raga. Non abbiamo preso nessuna par da aggro, né Sludge Bomb ci ha messo molto a paralizzarci. Probabilmente non ho pensato a Giga Assorbimento contro Breccia. Probabilmente vale la pena, Burn. Figurati. Probabilmente vale la pena provare a killare Credile e fare 1v1 su Metagross a sto punto. Si è fatto Sina, risetto. Ok. Burn. Non basta, vero? Ah no, perché il roll è bassino. Fare tossino. Ok. Buono. Finora schermo ritira raramente tossina. Quindi avere solo una la bacca pesca basta. Ok. Ah, top tra l'altro è qua. Addirittura guadagno un turno perché certo. Make sense. Ok, qua lui non gioca cura. Quindi va bene, posso stollarlo. Ok. Armando giù.
Credo si fa di stall. Bene. Brutto colpo, irrilevante. Ma qua gli fai sprecare una cura perché questo qua è iper free. Perfetto. Ora Toxic di nuovo. Problema è il riflesso. Dobbiamo sperare che venga timato più o meno come prima. Ok, va bene. Robe. Ok, riflesso. Questo è un turno. Questo è il secondo turno. Fuck, questo è il terzo e il prossimo è il quarto. Tiriamo un breccia. Tiriamo un breccia sotto riflesso. Questo significa che lui ha una cura in più da giocarsi su Metagross. Un po' fastidioso. Che ha tirato uno schermo luce a cazzo. No, fermi, noi rompiamo gli schermi. Che cazzo, continua a dimenticarmi, vaffanculo. Siamo tranquilli, breccia. Noi rompiamo gli schermi. Noi rompiamo gli schermi, noi rompiamo gli schermi. Scusate, sono troppe cose, sono tantissime cose da ricordare in sta fight, sto facendo fatica. Bel roll, miss. No par, altrimenti se, ragazzi, è par è into 3-4. Ok. Qua lui usa una cura, quindi questa qua è la terza cura di 4. Ci ondoliamo. Io punto sempre a breccia perché sia mai che arriva il cretta. Questa è la cosa migliore che posso fare. Ok, bene, finalmente. No par. No par, no par, no par, no par, no par, no par. Tritalo. Ok. Io non mi aspettavo che si curasse. Allora, lui mi fa 40. Vediamo cosa succede se faccio breccia. Ok. Ottimo. Questo è il terzo giga. Quarto giga. Fuck, adesso c'ho il turno di recovery, non ce la faccio. Non ce la si fa. Proviamo a giocarci Metagross così. Wow, hai rollato, hai min rollato, Slugot. Però porco dio, cioè. Dai Slugot, ma come si fa? Meno male che lui non sta prendendo le poison, no? Bro, ma adesso mi avvelenerà, ma è garantito. Che culo che sto avendo. Merda, non so se killarlo. No, persa contro Metagross, se lo killo qua.
lo so, però è perso contro Metagross. Ha finito le mosse lui, eh? Io sto puntando. Oh, volevo pipistollarlo. Lui ha finito le mosse. Adesso dobbiamo cercare di timare bene Tossina. Bravo Slagot. Qua lui muore. Qua, si, qua noi ciondoliamo. Psychic. No, dai! No, dai! Dai! Slagot! Poso il joystick. Critta. Ma vai a cagare, ma... Ma dai, raga! Ma quanti ha solo beccato self hit per tutto il game, Slagot, ma come si fa? Che poi se avessimo culo... Ah, se cazzo di Skarmory non tirasse Tossina magari. Avrei la bacca buona per Credili. Certo. Poi che rola ha preso questo. Dai, forza. Forza e coraggio. Errol, Piber. No. Cazzo che ad Agron, a meno che questo schermo non inizi a tossinizzare a caso, ci arriviamo in ciabatte. Pronti? Top. Probabilmente a bassa vita non tira tossine. Questo è il vantaggio. Ci sarà qualche ragione di IA. O è un caso alternativamente. Dai, Carmaldo, il gameplay è sempre uguale. Tra l'altro, appunto, è sempre uguale il gameplay con Armaldo. Guarda che, ridendo e scherzando, rischia di mettermi in merda. No confusion, wow che brutta cosa che ho visto. Ok. Claydon. Immediata tossina. Questo è un turno vuoto. Qua gli facciamo sprecare una cura. Cioè il gameplay fino a Credili è... Ho miscliccato. Che pirla. Ha tirato una cura? Questo significa tiltare. Sì, no, non aveva tirato la cura. Crit addirittura. Brutto colpo adesso. Comunque ne potrebbe missare un po' di più secondo me. Di tuono. Su 10 me ne ha missato tipo 1.
schermo, arriva. Aveva una voglia di velocizzare fino a crediti, tanto è solo lui il problema. Burn! Ma missa una tossina, sono sempre delle 90%! Cioè, perché poi quando ci provo io, Cristo Dio, sembra che sto chiedendo... Cazzo, l'universo! Ma missa neppure una, no, ma ritira punte! Siccome era ancora mezzo fattibile... Bro, ho perso! È fattibile, io che perdo, è fattibile. Vabbè, cioè, un quoziente intellettivo di una capra morta. Ho perso, come fa a essere fattibile? Sono letteralmente morto! Come fa a essere fattibile? Se sono morto! Camadonna, oh! Non fare... Ok. Agro ne giù. Va bene. Non attacchiamo sto idiota che si prende par più facilmente. Fammi spammare pigro qua. Ok, qua è tossina di nuovo. Ok, questo è andato. Zagot, puttana troia, critta qua adesso che serve. Sei il re dei crit, dimostralo. Procederà a prendere par da Thunder. Dio merda che ero l'alto. Impossibile missare. Proverò a beccare dei miss e a giocarmela su Credily. Che devo fare? Ok. Andiamo un po'. Allora. Ah, cioè qua non attacchi neanche per mettermi immediatamente la para confusion. Va bene, hai ragione tu. No, ma è fattibile, eh? Adesso porco Dio la velocizzo tutta, mando in barba il video. Top, bellissimo, finalmente. Aspettavo solo questo. Fattibile, eh? Resetto, ma in realtà sarebbe fattibile. Tra 10 turni prendo 70% di vita oltre i loro attacchi. Tanto porco due, c'ho 70.000 footage, ma giusto nel video. Niente, impossibile. Però non sai mai che becchi un crit. Burn. Non molto utile, ma almeno potenzialmente evitiamo un'altra tossina. Se non cambia niente, ovviamente, ma... Questa fight è easy. Brutto colpo più confusion al momento. Back to back, brutto colpo.
Miss di tossina. Bel game. Ok. Quel riflesso penso possa essere utile. Ok. Bene, questo è morto. Finisce l'effetto di schermo luce, è finito anche quello di riflesso, tanto non ci cambia un cazzo perché abbiamo breccia. No, schermo lì non mixa mai toxic impossibile, raga. È letteralmente irrealistico che lo faccia. Crittiamo! No. Paralizziamo! No, strano. Missiamo? Paralizziamo? A me non viene in mente nemmeno una... Cioè a me non viene in mente un'altra strategia su Aggron se non fare lanciafiamme, non fargli sprecare una cura e accollarcela più avanti. Vabbè, ciao. Boh, prova Zagot. Cioè, ma vi rendete conto? Raga, cioè, veramente. Cioè, l'RNG che hanno loro, io me lo sogno. Ma guarda te! Gitta. Gitta. Brutto colpo. Dai, snappa dalla confusion, Slagot. Okay. Snappa dalla confusion. Parrato non può girare. Ok. Immediatamente confuso. Hitam. Quanti turni sono che non attacco, raga? Forse ha finito tipo le mosse. Tra un attimo finisce a scontro lui, eh? Tra un attimo finisce a scontro lui. Bravo Slagot, era molto difficile, molto difficile. Lui ha finito le mosse in realtà. Fermi. Fermi, lui ha finito le mosse.
situazione interessante, perché mi sa che lui adesso di scontro, però non prende abbastanza recoil, vero? Wait. Sì, muore nel turno in cui noi slacchiamo. Non è vero. Allora non lo so più. Non so più che cazzo fare. Qua è tutto un macello. Adesso con scontro tossina è completamente desincata. Fanculo, sai cosa? Tiro un lanciafiamme a caso. Vediamo, scombino le carte. Muori. Muori. Muori, 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 muori. Cazzo! È 1v1 contro Metagross. Se fosse morto di tossina avrei avuto un hit prima. Non funziona così, Keijan. Tutta la serie che lo dico. Ok, lanciafiamme. Vediamo che succede. 317. Ok. Ok. Sì, sì. Slacco, siamo un passo, Slacco, siamo un passo. Siamo un passo, Slacco. No drop. No crit, no drop. No crit, no drop. Void par. Ti prego. Ok, qua va bene, qua va bene. Voidala. Stai. Non voglio più vedere sto gioco, vaffanculo. Che stress. Finalmente. Oh, Dio mio. Che fatica, che tribolazioni. 44 sconfitte. Sì, alla fine non potevamo non fargli sprecare le ricariche totali. Metagross prendeva abbastanza danno. Probabilmente su Aggron potevamo giocare lancia, fiamme più breccia. Sarebbe cambiato poco. Direi quasi nulla. Forse un turno. Sparati, Birch. Bene. Eravamo 22 prima della Lega e ora siamo 24. Oh mamma mia. Che live stressante. Ci sono Fosco, 12 Fosco in realtà. A voler essere precisi. Con gli Zigzagoon Alfa, Beta, Gamma, Delta,
ed Epsilon. Tutti attorno al loro grande amico pigro. I Pokémon della velocità che gli hanno permesso di diventare così forte. 62 ore spaccate. Oddio, che lega faticosa. Che lega faticosa, mamma mia. Beh, questa, regà, è la... Dopo Ditto è nettamente la solo run più difficile. È più difficile di Shedinja. È più difficile di Shedinja, sono quasi sicuro. Più difficile di Shedinja. Sono... Quasi ne sono certo. Anche se ha fatto meno morti di Shedinja, però secondo me... Con le competenze attuali è... Bella, bella e difficile la lega, è stato divertente in realtà, cioè nel senso ci siamo divertiti a finirla. Cristo, e stasera mi attenderà di Caldred, devo registrare un video. Io speravo di finirla in 2 ore e mezza. Più difficile anche di No Damage, no, sto parlando di solo run. Più difficile di Wobbuffet, boh, non l'ho mai provata, ma Wobbuffet è semplicemente noiosa. Quante morti mi hai messo in conto? Non avevo messo in conto nessun tipo di morte, ma... Non mi aspettavo di star sopra Shedinja di morti, ma mi aspettavo che potesse essere più o meno dello stesso livello. Credo che lo sia anche un po' di più. Perché ha delle loose condition meno evidenti, Slagot. Che abbiamo imparato nel corso della run. Mentre con Shedinja lo sai quali sono le sue loose condition. È molto più... Forse anche semplicemente molto più conosciuto Shedinja, quindi anche per quello... io credo che ad oggi con Shedinja farei meno morti che con Slagot. Che strazio. Veramente stressante. Il monitor si vuole spegnere. Però bello, raga. Bella, bellissima solo run. Sono molto, molto contento. Come al solito le solo run non durano più di un mese perché... perché sono un po' più rapide, ma... molto bella, ho adorato il gameplay, il dover gestire varie loose condition. E poi la lega penso che sia veramente, sia stata veramente, veramente difficile. Aveva un sacco di insidie, un sacco di call. Bello, sono molto... Wow, non ricordavo questa schermata, sa che è solo di Zaffiro. Sono... molto, molto, molto contento di questa serie. Non so quando arriverà il riassunto, perché sto ancora scrivendo quello della Trash Lock, che ovviamente è a priorità, ma arriverà, sicuramente. Siccome però ne ho già troppi accumulati, perché ho Trash Lock, ho questo, sperando di non avere anche Radical Dread, sperando di averlo, ma sperando anche da un certo punto di non averlo. Non so quale sarà il prossimo progetto in live, perché non l'ho ancora preparato, sono stato molto impegnato. La prossima settimana magari farò dei contenuti one shot diversi per far passare un po' di tempo. Un progetto che ho in ballo da fare, che vorrei fare qui su YouTube, sarebbe la franchise lock, quindi fare una Nuzlocke di tutti i giochi Pokémon con la close estesa a tutto il brand, ma è un po' complesso perché... bisognerebbe studiare il modo di far sapere costantemente a voi chat quali Pokémon non posso giocare. Quindi questa è un'idea. Sarebbe bello fare qualcosa su XY per celebrare il fatto di Z, e con celebrare intendo dire fare dei soldi. E c'è in ballo la run di N. Che però anche lì quella diventerà un riassunto, quindi aspetterò a farla ancora un po'. Riprenderò in mano i lavori a breve. E quindi vedremo. Il video di Andrew non l'ho ancora iniziato a scrivere, praticamente, ragazzi. Ho iniziato a scrivere, non mi è piaciuto, non so come metterlo giù. Se uscirà più avanti.
Prossima settimana mi piacerebbe magari fare un full Mystery Dungeon in un certo senso. Sarebbe interessante. Vorrei fare una randomizer di Mystery Dungeon per il meme, perché è per caricarle per magari farci un video. E poi mi piacerebbe portare anche delle acrom di Mystery Dungeon Esploratori del Cielo che ho visto in giro. Quindi magari faccio passare qualche settimana nel mentre che decido quale sarà la prossima random. Bellissimo però, molto molto contento. Raga, vi ringrazio per essere stati qui con me. Io stacco perché vorrei provare a registrare un video in fretta e furia, prima di cenare e prima di Radical Red questa sera. Quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me. Mi raccomando, lasciate un mi piace alla stream, iscrivetevi al canale. E se volete recuperare questa live e non siete abbonati, vi ricordo di iscrivervi al mio secondo canale, dove lì tra qualche giorno verrà ricaricata. Raga, ciao a tutti, ci vediamo stasera con Radical Red su Twitch. Che stress. Ciao ragazzi.